Buonasera a tutti ragazzi, rieccoci, è Europa League Milan Slavia Praga, è l'andata dell'ottavo di finale della seconda competizione continentale. Un saluto generale a tutta la chat, un saluto generale a chi sta guardando questa diretta per la prima volta. Sono veramente contento di ospitarvi sul mio canale. Ho visto subito Federico presente. Buonasera caro Federico, buonasera a tutti voi signori. Fatemi vedere subito chi c'è. Buonasera Giuse, come stai? Mi sentite, mi vedete bene, signori? Buonasera Clara Baldassarri. Buonasera a tutti, signori. Benvenuti nella live di Milan Slavia Praga. Mi sentite, mi vedete bene, signori? Tanto comincio a fissare il messaggino. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Grande Giuse, Forza Magico Milan, come vedete signori dietro di me, buonasera Nicolò, buonasera, buonasera, vedo 6 mi piace ragazzi, già dietro qui ragazzi lo vedete c'è il mio unboxing, buonasera Matteo Fiorillo, lo faremo ai nostri soliti 40 euro di donazione, ricordo ragazzi che avete la possibilità di utilizzare, grande chi legge bello, buonasera, buonasera caro, ti saluto caramente. Buonasera Riccardo Gasparotto, ragazzi siamo già in 29, forza con i like, chi non lascia like è un Federico Di Marco, buonasera Min, buonasera Riccardo, buonasera al Milanista, ragazzi 100 mi piace per le formazioni ufficiali, 800 like, facciamo vedere la partita ragazzi, buonasera Michele, buonasera a tutti voi ragazzi, buonasera Alex, mi sentite, mi vedete bene signori? Buonasera a tutti ragazzi, l'unboxing lo faremo ai nostri soliti 40 euro di donazione. Buonasera Mattia Fiorillo. Buonasera a tutti voi signori. Benvenuti nella live di Milan Slavia Praga. Vedo già 20 mi piace ragazzi, è molto bene così. Buonasera a tutti ragazzi. Come va? Cominciamo subito con i pronostici ragazzi. 3-0 Milan, diciamo Min. Buonasera a tutti voi signori. Benvenuti in diretta. Dai ragazzi che è molto importante cercare di un risultato positivo all'andata. Buonasera anche a Sergio Treglia, benvenuto caro Sergio, buonasera anche a Crazy, ragazzi vedo già 22 like, ricordo che ai nostri 40 euro di donazione parte l'unboxing signori, quindi forza, scatenatevi, sentite già dentro come scrocchia il nostro unboxing. Buonasera Alex, buonasera caro Alex, benvenuti in live a tutti, buonasera a tutti voi, vedo già 25 mi piace, ragazzi condividete la live mi raccomando, buonasera a USA Country Humans, benvenuto in live anche a te, ho parlato con i tifosi dello Slavia, da sportivo gli ho augurato buona fortuna, certo perché noi siamo assolutamente sportivi ragazzi, siamo già a un quarto del percorso, quindi vuol dire che siamo già a 25 mi piace, ai 100 le formazioni ufficiali, ai nostri 800 mi piace, buonasera Paolo Roman. Facciamo vedere la partita, ottimo Crazy, ragazzi, forza con i like, buonasera Mattia Savant Levet, ricordo ragazzi, mecenati del canale, dateci una mano a raggiungere il nostro obiettivo per aprire l'unboxing, buonasera Filippo Tartaglione, benvenuto Phil, forza con i like, dice Alex, benvenuti a tutti ragazzi, un mi piace al giorno, leva l'interista di torno, buonasera Luca Senatore, cominciamo Alex e USA Country Humans a mettere i nostri obiettivi, quelli proprio base. Con i nostri 25.600 iscritti, signori, avremo una vittoria questa sera contro lo Slavia Praga ai nostri 90 euro di donazione. Ovviamente andremo avanti, più avanti possibili. Filippo, ai nostri 40 euro di donazione con i nostri mecenati che ci danno una mano. Roma 3-0, molto bene, il grande De Perdi non si smentisce. Reinders è il più forte. Forza, ragazzi, condividete la live con tutti i vostri profili, signori. Intanto io vado a lasciare like anche dal mio dispositivo, Forza ragazzi, fatelo tutti. State condividendo? Io vedo 30 mi piace ragazzi nel frattempo, Vedo 30 mi piace ai 100 le formazioni ufficiali. Buonasera anche a Giuse, benvenuto caro Giuse, anche a te. Buonasera caro Giuse. Ragazzi, forza! Il Karabakh ha in vantaggio di 2 gol con il Leverkusen. Buonasera Slavic Sam. Buonasera caro. Buonasera a tutti ragazzi, forza, il nostro unboxing deve partire, Forza ragazzuoli.
Allora, intanto io condivido la diretta con tutti i miei profili, eh? Ditemi se mi sentite e mi vedete bene, ragazzi, eh? Forza, 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 ragazzuoli. Intanto io condivido la diretta, ragazzi. Forza, 100 mi piace per le formazioni ufficiali. Forza, ragazzi, mecenati del canale, dateci una mano ad aprire l'unboxing. Buonasera, sono Federico. Buonasera, Fede. Sì, ho visto, ho visto. Allora, vedo 31 persone, ragazzi, ma vedo solo 28 like. Voi mi sentite e mi vedete bene, signori? Forza, ragazzi! Ragazzuoli, dai che dobbiamo fare l'unboxing. Forza! Ci scateniamo, ragazzi, con le nostre solite cose. Forza, ragazzuoli! Ragazzi, condividete la diretta, mi raccomando. Buonasera, Christian. Assolutamente. Allora, bene, 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 dai ragazzi, siamo a 29 mi piace, forza, i nostri 100 like, ragazzi, forza, 100 like per le formazioni ufficiali, signori, voliamo verso i nostri 100 like. Ah, grande il milanista, grande il milanista. Lo sai, lo sai, lo sai che la metto sempre. Buonasera Simone Corona, ragazzi, i nostri mecenati del canale per aprire il pacco. Forza, 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 ragazzuoli. Per aprire il nostro unboxing, i nostri 40 euro di donazione, ragazzi. Poi quando inizia la partita sarà solo ed esclusivamente cronaca. Buonasera Rosa, buonasera Nico Rossonero. Controllate di aver spolliciato, signori. Forza, 100 like per le formazioni ufficiali. Andiamo, 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 ragazzuoli. Milan che deve assolutamente vincere questa sera per cercare di andare a Praga con un vantaggio abbastanza importante. Ciao Rosa, partita che mi risulta difficile al momento da interpretare, cari. Voi fate il vostro pronostico. Buonasera Andrew Bernini e buonasera Daniele Delle Rose. Ragazzi, forza, non vedo il vostro like qui sotto. Forza, ragazzi, i nostri mecenati Alex Docet, Giuse, Marco Guarniere, Emanuele Giacchi, Lello Giorgino, Mirko De Vincenzo, Thomas Forloni, forza Kabir, tutti, 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 ragazzi, anche Benedetto Dieghi, è un po' che non lo vedo. Vedo che siamo già a 40 mi piace, ragazzi, forza. Vedo 40 mi piace in questo momento. Bene, bene Daniele, molto bene così, molto bene così. La Roma vince 3-0, ragazzi, come sempre. Sono già ai 14, ragazzi, forza, non vedo ancora 40 mi piace, forza. Buonasera, buonasera a Luca Zanna. Iscriviti al canale, caro Luca. Lo vedete il messaggio, ragazzi? Il bloccato qua in alto? Buonasera anche a Salvatore Scalise e Sebastian Doroftei. Ragazzi, chi non lascia like è un interista. Chi non lascia like è un interista, signori. Forza! Se vi iscrivete al canale, ragazzi, avrete fortuna per i prossimi 50 anni. Gol Roma, 4-0? 4-0 Roma addirittura? Veramente, ragazzi? Dai, 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 signori, forza! Non ci siamo ancora sbloccati con le donazioni, ragazzi. Siamo fermi a 4-0. Forza, mecenati del canale! Dateci una mano, ragazzi, arrivati al nostro obiettivo che è quello dei 90 euro di donazione per avere la vittoria contro lo Slavia Praga, 40 per l'unboxing. Forza signori, ragazzi, forza, non facciamo donare sempre i soliti, eh. Buonasera Massimo Siddi, ragazzi, io vedo 50 persone, vedo solo 41 mi piace. Chi sono i 9 pigroni che non hanno lasciato like? Lo facciano ora. Forza signori, ragazzi, ci siamo, forza. 4-0 Roma, ragazzi. Quattro a zero Roma, pazzesco. Grande De Perdi. Grande De Perdi, grande De Perdi. Ragazzi, siamo in 43. Forza, forza, forza con i like. Mi sentite e mi vedete bene, signori? Ragazzi, io ho lasciato like anche dal mio dispositivo, però se andiamo avanti così non riusciamo a leggere le formazioni ufficiali. Ragazzi,
Forza con l'unboxing che dobbiamo aprirlo! Forza signori! Ecco, gol del Leverkusen 2-1. Però la Roma, ragazzi, sta dando una ripassata clamorosa al Brighton, eh? 4-0, signori! Ragazzi, ci siamo? Forza, forza, forza! Ragazzuoli, siamo in 46, vedo 44 like però. Forza ragazzi, sblocchiamoci ragazzi con le donazioni. Forza mecenati del canale. Forza mecenati del canale. Intanto sposto la maglia di Sheva. Ragazzi, quanto finisce Milan-Slavia Praga secondo voi? Grazie mille a Giuse che ha donato 40 euro e ci fa subito sbloccare l'unboxing. Grazie mille Giuse. Subito l'unboxing ci fa sbloccare. Buonasera Massimo e buonasera Carlo Parissi. 3-0 dice. Buonasera Massimo Lo Iacono, lascia like, forza Massimo, ne mancano 4 ai 50. Grazie Giuse che ha donato 40 euro, ci fa subito sbloccare l'unboxing. Appena arriviamo ai nostri 50 like, ragazzi, lo facciamo vedere l'unboxing, eh. Buonasera Giovanni Gibin, buonasera al Milanista, buonasera alle barbe di Silvi, benvenuti in live, ragazzi, forza con i like. Ragazzi, dobbiamo assolutamente, Giuse dice 5-1 addirittura, che finisce, va, speriamo, speriamo Giuse. Ragazzi, faremo l'unboxing appena arriviamo ai nostri 50 like, dai, grazie mille a Giuse che ce l'ha sbloccata. Come dico sempre, ragazzi, però, non facciamo donare solo Giuse, mi raccomando, eh. Mi raccomando, ragazzi, dovete contribuire tutti i mecenati del canale, perché altrimenti non facciamo donare solo Giuse, eh. Mi raccomando. Buonasera Luca Zanna, fai il tuo pronostico, dai Luchino, 50 like superati adesso. Buonasera ad Antonio Roberti. Buonasera Luca Jersic, ricordi cosa dicevamo di De Perdi? Ma sì, Giuseppe, è assolutamente super, super, super sopravvalutato come allenatore. Signori, facciamo l'unboxing che Giuseppe ce l'ha sbloccato. Oh! Ragazzi, e non ci crederete, ma il regalo è proprio di Giuseppe. Ragazzi, oh! Guardate cosa mi ha regalato Giuseppe, ragazzi. E voglio ringraziarlo, perché ci fa fare anche l'unboxing quest'oggi. Signori, guardate cosa mi ha regalato. Allora, prima pagina, Milan stagione 98-99, Seba Rossi, Lehmann, Belufà, Ajala e Cristiano Abbiati. Guardate che spettacolo, con dietro il presidente Silvio Berlusconi, con il nostro grande allenatore dello scudetto Alberto Zaccheroni. Eccolo qui, questa è la prima pagina, signori. Qui c'è la squadra al completo, la vedete tutta, Mimmo Morfeo lo vedete qui, vedete Giorgione Wea, eccolo qui signori, il nostro grande George, qui c'è Maurizio Ganz, qui c'è Guglielmin Pietro, autore del gol decisivo praticamente a Perugia, qui c'è Roberto Donadoni, lo vedete, qui c'è Zorro Boban, qui c'è il Bubama, Ambrosini, poi c'è la squadra al completo, signori. Guardate che spettacolo. Grande regalo da parte di Giuse, che voglio ringraziare. Eccolo qua, il Milan stagione 98-99. Campione d'Italia, lo ricordo, all'ultima giornata contro il Perugia. Perugia allenato. Chi è che lo allenava col Perugia, Giuse? Te lo ricordi? Grandi ricordi. Guardate, ve lo faccio vedere più da vicino. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Buonasera Alex dai Caraibi, ragazzi siamo a 55 like, forza, sono già i 19 ragazzi, dobbiamo arrivare entro 10 minuti ai 100 like, forza signori. Bosco, è vero, grande Giuse, grande Giuse. Buonasera Giuseppe Sgroi, si gioca alle 21, ragazzi forza, siamo ai 40 euro di donazione, ai 50 si sblocca la notizia, ai 90 battiamo lo Slavia Praga, forza ragazzuoli però. Non facciamo donare solo Giuse. Buonasera ad Alessia Rizzotto, ragazzi, forza con i like. Ragazzi, mi sentite? Forza ragazzi, mod, dai, incentiviamo però anche gli abbonamenti, ragazzi, a 0,99 potete usare le GIF del canale. Signori, forza. Meno 10 alla notizia, ragazzi, chiamate tutti in live, forza. Signori, ci siamo? Vedo 57 mi piace. Sempre 4-0 comunque la Roma. Io intanto continuo a spammare il messaggio. Buonasera anche ad Alexin. Buonasera a tutti cari, sia mod che non mod. Buonasera a tutti signori. Allora intanto dopo faremo rivedere l'unboxing, grazie a Giuse che ce l'ha sbloccato. Voglio ricordare ai mecenati del canale, se ci siete, Roby, Roberto Z,
Thomas Forloni, Lello Giorgino, Alex Docet, se ci siete battete un colpo. Vince 3-0 il Milan. Buonasera ad Antonino Sottile. Ciao Anto, non vedo il tuo like qui sotto. Forza, lascialo. Ragazzi, forza. Devi sbagliare con l'altra squadra. Lo so, ve la faccio vedere, ve la faccio vedere, ragazzi. Ciao anche a Sebastiano, vedo che siamo a due like, dai. La faccio vedere, Giulio. Questa qua, ragazzi, è l'ultima squadra italiana che ha vinto l'Europa League, e cioè l'ex Coppa UEFA, il Parma, signori. Buonasera, Dannam. Eh sì, cari ragazzuoli. Eh sì, caro Giuse. Poi c'è dietro un'altra squadra, però vabbè, per adesso facciamo così. Alessia Rizzotto dice 3-0, ragazzi, siamo a 60 like, ne mancano 40 alla nostra notizia. Buonasera, Fox. Chi è Fox? 11S. Buonasera, caro. Era il 98-99 le Barbie di Sipi. Vince il Milan 2-1. Buonasera anche ad Alex. Siamo a 64 like. Forza, ragazzi, ne mancano 30 ai 100. Spolliciamenti a raffica. Voglio il like d'obbligo. Non facciamo donare solo Giuse, ragazzi. Ve lo ripeto ancora una volta. Signori, non facciamo donare solo Giuse, mi raccomando. Quel Parma era forte. Ciao Olli, buonasera anche a te. Lascia like, forza. C'aveva Crespo, Veron, era uno squadrone quel Parma lì. Ragazzi, ci sono gli abbonamenti a partire da 0,99 centesimi, ve lo voglio ricordare sempre. Grazie a Olli che ha lasciato il like, siamo a 66. Il Parma vinse 3-0 contro il Marsiglia Mosca, sì. Marsiglia che fu assolutamente, come possiamo dire, decimato dalle squalifiche perché giocò contro il Bologna la semifinale a Bologna. Adesso è Paolo Maldini, adesso ve lo faccio subito vedere. Il nostro Paolino, eccolo qui, signori. Il nostro Paolino, eccolo qui. Sempre presente. Ragazzi, siamo solo in 42, forse ci sono solo 67 mi piace. Riusciamo ad arrivare ai nostri 100 così leggiamo le formazioni ufficiali. Ricordo che siamo a 40 euro di donazione. Giuse ci ha sbloccato l'unboxing. Leone fa 2, dice Felix H. Chi non si iscrive al canale, ragazzi, è interista. Lo ribadisco ancora una volta. Iscrivetevi al canale, altrimenti siete dei Federico Di Marco. Forza, signori, siamo a 68 like. Mancano 30 mi piace ai 100. Giuse ha donato 40 euro, ragazzi, forza! Mecenati del canale, dateci una mano! Angelo Tilaro, Lello Giorgino, Alex Docet, Thomas Forloni, Kabir, tutti! Luca dice che Leone fa 3 stasera, ma va bene anche se ne fa uno. Forza, ragazzi, io vedo 70 mi piace, eh? Siamo un po' indietro. Forza, Alex, spingiamo duro, spingiamo duro! Carlo dice no, no, che passeggiata, stai calmo, nessuna passeggiata. Lo stemma dove è venuto perfetto, grazie, grazie Giuse, hai visto? Sempre Forza Milan, Vincenzo Benigno, lascia like e iscriviti al canale, altrimenti sei un Federico Di Marco. Ragazzi, io ribadisco che ci sono gli abbonamenti a partire da 0,99 centesimi, ma volevo chiedere stasera cosa dirà secondo voi Lele Adani sul Brighton di De Zerbi. 4-0, ragazzi, che trambata che hanno preso. Mamma mia, che trambata che hanno preso. Ragazzi, forza, 70 like, vuol dire che ne mancano 30 e 100. Chi vuole essere il centesimo a lasciare like? Ragazzi, condividete la diretta, forza! Il Liverpool vince 4-1, Giuse. Leverkusen perde 2-1. Credo che la ribarterà al ritorno contro il Karabag. Il Caravaggio, ti ricordi? Ciao, ciao Antonio Colasante, forza con i vostri mi piace, ragazzi! Forza con i vostri mi piace, ragazzi! Chi è che ha fatto gli altri due gol della Roma? Adesso li vado a vedere. Ragazzi, condividete la diretta, pensiamo a noi, dice bravo, bravo Giuseppe Antonio, pensiamo a noi che dobbiamo cercare di vincere questa partita. Può essere Giuse, stasera ha preso una tramvata incredibile, eh? Mancini e Cristante hanno gli altri due gol della Roma. Beh, gol importanti, eh. Ha segnato Wirtz dello Bayer Leverkusen. Ragazzi, siamo a 73 mi piace, ne mancano 20 ai 100. Forza, chi vuole essere il centesimo a farci leggere le formazioni ufficiali, iscrivetevi al canale. Buonasera Pietro Pascon. Ragazzi, siamo a 40 euro di donazione. Ricordo che non può donare solo Giuse, ragazzi. Forza,
Forza, incentiviamo mod. Ricordo il vostro contributo è molto importante per raggiungere l'obiettivo mensile, ragazzi. Siamo molto indietro questo mese, ragazzi. Forza, mod, incentiviamo che siamo molto indietro. Un abbonamento, ragazzi, costa meno di un caffè. Dai, meno 50 al sogno, ragazzi. Forza signori, poi vi ricordo che domenica giochiamo alle 15, eh? Marzo è un mese complicato, dice, lo so, l'ho visto, caro il mio mod, USA Country Humans. Ragazzi, forza, siamo a 73 like, siamo fermi, forza. Ma non ci interessa chi c'è, non ci interessa chi c'è Luca Zanna, stasera c'è Nico News 2.0, forza, il vostro contributo è fondamentale, ragazzi, mod, andiamo verso i 100 like, ragazzi, pronostici, ne ho letti pochissimi, dai. Mi fate leggere i vostri pronostici in chat, ragazzi? Quanto finisce Milan-Slavia-Praga? Intanto la Roma è sempre 4-0, ve lo ricordo. Con Dybala, Lukaku, Cristante e Mancini. Una grande Roma, ragazzi. 4-0, andare a difendere Brighton 4-0. Credo che andrà poi anche a cercare di fare gol, sicuramente. Contro la formazione di un Roberto De Zerbi molto sopravvalutato. Speriamo di fare come la Roma dice Giuse. Dai, ragazzi! 150 mi piace, il Milan segna subito, forza! Raga, andiamo! Mi piace il simbolo dello Slavia Praga che ho stampato apposta, l'ha fatto la Clara. Ringraziamo Claire. Siamo a poco più di mezz'ora dall'inizio del match, ragazzi, 3-1 per noi, dice Christian. Perché non sale sta roba? Forza Milan, dice Freccia, ragazzi, forza con. Ragazzi, forza con le donazioni, mecenati del canale, dateci una mano. Signori, siamo in 51. Vedo 75 like. Gol Liverpool 5-1. Diranno che De Zerbi si riscatterà, intanto prende valanghe di gol, dice Giuse, giustamente. Quattro pappine, ragazzi, sono tantissime. Quattro perozze, ragazzi. Grazie mille a Luca Biagioni che ha donato 2,50 euro e ci fa arrivare a quota 42,60. Grazie Luca. Grazie mille caro Luca. Forza ragazzi che vogliono vincere la partita questi i top donator. Grazie Luca, sbandierata d'obbligo come sempre per te. Forza signori, ci siamo. Quota 42. Allora, ciao Francesco Stea, iscriviti al canale se sei nuovo. Ok, ragazzi, mi sentite e mi vedete bene, giusto, ragazzi? Mi sentite e mi vedete bene, ragazzi, questa sera. Buonasera Zanra Mazzani, buonasera Morgan Selvatico, buonasera Morgan. Vedo solo 78 like, ragazzi, ne mancano 20 ai 100 per le formazioni ufficiali. Voglio la coppa. 2-0, dice Vincenzo Benigno. Ragazzi, il centesimo like ci farà leggere le formazioni ufficiali, forza! Carlos dice 2-0. Ragazzi, spingiamo sull'acceleratore dei like, forza! Tocco le maglie, dice qualcuno. Assolutamente sì. Allora, vedo 79 mi piace. Ragazzi, stasera stiamo facendo un po' fatica ad arrivare ai 100, come mai? Siamo anche tra i preferiti di YouTube, quindi forza ragazzi! Spingere mod, ricordo gli abbonamenti a 0,99 centesimi. Carlo, no, io sai che non lo faccio mai il pronostico, ve lo lascio sempre a voi ragazzi il pronostico perché io preferisco non farlo mai per scaramanzia. Fatelo voi, così vi leggo tutti in chat ragazzi. Forza con gli abbonamenti, dice Alex. Ragazzi, potrete utilizzare le GIF esclusive del canale. Utilizzare le GIF esclusive del canale di Loftus-Cheek, di Giroud, di Pulisic, di Leao. 2-0 doppietta di Rafa, dice Luca. Vedo 81 mi piace, ragazzi. Ne mancano 19 ai 100. Leggiamo le formazioni ufficiali. 2-0 Milan, dice Freccia. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, altrimenti sarete interisti per il resto della vostra vita. Sì. 18 like ai 100, dice José Cantrovas. Ragazzi, siamo a 42,60. Siamo un po' indietro stasera, però. Grazie mille, Giuse! No, ma sei matto, Giuse! Ha donato altri 60 euro, ragazzi, Giuse!
Ragazzi, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alzarci in piedi. Ci fa arrivare a quota 102, ragazzi. Super, io mi alzo, applaudo, ragazzi, mi alzo, applaudo. Chapeau, chapeau per Giuse. Ragazzi, siamo a quota 102. Grazie Gustavo Lopez. Buonasera a tutti voi, ragazzi. Grazie Giuse, ragazzi, mi sono anche alzato in piedi. Incredibile, Giuse ci sblocca anche la notizia. Allora, ragazzi, notizia subito, subito, subito. Notizia che riguarda il nostro grande primavera, Francesco Camarda, che tra 3 giorni, signori, compirà 16 anni. Il Milan gli farà firmare un contratto da professionista e lo blinderà. E lo blinderà per i prossimi 4-5 anni. Quindi, signori, buonasera anche a Roberto Zeta. Robby, non mi è arrivato nulla. Forza con i like. Mecenati, dai, ragazzi, non solo Giuse, mecenati, forza! Quindi, ragazzi, la notizia riguarda Francesco Camarda. Buonasera Mauri, buonasera Luigi Orlandini. Lasciate il vostro like così ci farete leggere le formazioni ufficiali. Buonasera anche a Mauro che firmerà un contratto da professionista tra 3 giorni contro il Milan. Ricordo il suo compleanno 16esimo. Costruite una statua a quell'uomo G11, dice Paolo Domeniconi. La stiamo già progettando qui fuori da casa mia. Sicuramente la costruiremo insieme a tutta la community di Nico News 2.0. Davvero, grazie mille di cuore, Giuse. Quindi, ragazzi, notizia su Camarda. Voglio sapere se siete contenti. Voglio sapere se siete contenti, ragazzi. Buonasera, Giacinto Bosco. Ragazzi, forza! Non vedo i vostri mi piace qui sotto, ragazzi! Non vedo i vostri 14 like che ci fanno arrivare ai 100! Esatto, bravo Yosei! Non fate donare solo Giuse, dice Yosei Country Humans! Forza, ragazzi! 3 like ai 100! Il Leverkusen perde 2-1 con il Karabag! Quindi bisogna stare attenti, assolutamente! Niente è stato, non sono neanche. No, no, Giuse, la stiamo progettando qui fuori. Io, Alex e USA Country Humans stiamo costruendo tutto, ovviamente su misura. Chiaramente al posto del comune dove vivo ci sarà la tua statua direttamente in piazza. Quindi grande Giuse. Però non facciamo donare solo lui, ragazzi. Forza, mecenati del canale! Alex Doce, Thomas Forloni, Lello Giorgino. Forza, vedo che anche Luca Biagioni ha donato 2,50 euro. Altri combinano molto di peggio, in che senso? 9 mi piace ai 100, signori. Forza Milan, dice Freccia. Buonasera ad Andrea Suppo. Buonasera Salvatore Brumo. Brumo, sì, Bruno. Buonasera Salvatore. Camarda farà il primo gol in prima squadra contro la Roma in Australia. Beh, ci sta, ci sta, ci sta, Giuse. Ragazzi, ricordo il nuovo obiettivo perché Giuse ce l'ha fatto salire 150 per vincere contro lo Slavia Praga. Buonasera ad Alessandro, roba nostra. Sempre caro Ale, lasciate like, forza Alessandro, lascia like, altrimenti sei un Federico Di Marco. Forza ragazzi, che voglio leggervi queste formazioni ufficiali. Ci sono tutti i titolari nel Milan, lo ricordo, eh. Ricordo anche il mod, giustamente Alex. Gli abbonamenti, ragazzi, a partire da 0,99 centesimi, signori. Meno di un caffè e avrete la possibilità di usare le GIF. Adesso Roby o Giuse, che sono abbonati al canale, ve lo fanno vedere. Fatevi vedere, ragazzi, come si usano le GIF personalizzate del canale. Tanto la Roma ha dato una ripassata al Brighton clamorosa, eh? Forza, raga, che dobbiamo leggere queste formazioni ufficiali. Dai, dai, dai! Signori, spingiamo! Sento poca carica, ragazzi. Questa qua è una partita fondamentale, eh? Se il Torino a buongiorno e il Brighton a buonanotte, sì, questa sera la buonanotte gliela dà De Zerbi, però con una cantonata incredibile. Meno di un caffè per utilizzare le GIF ufficiali del canale. Forza Roberto Zeta, Thomas Forloni, Kabir, Mirko De Vincenzo, tutti voi che siete grandi mecenati del canale, non facciamo donare solo Giuse, ragazzi, ve lo dico sempre. Allora, siamo a 93 like. Buonasera Lorenzo Nassini. Sì, il grande Brighton di De Perdi, eh. Il grande Brighton di De Perdi. De Rossi sottovalutato. Potrebbe diventare un buon allenatore, ti dico la verità, Jose Cantona. Sono d'accordo con te. Forse non è partito benissimo con la SPAL, però adesso devo dire che qualcosa sta facendo di interessante, eh. Devo dire che qualcosa di interessante lo sta facendo.
Per il Brighton è buonanotte. Manca un mi piace ai 100. Signori, potresti essere proprio tu a farci leggere le formazioni ufficiali. Grazie Alessandro, come sempre, per essere in chat. La mia cronaca assolutamente partirà. Forza ragazzi, però, dai che dobbiamo leggere queste formazioni ufficiali. È finita a Roma? No, non è finita Andrea Suppo. Qua mi segna 45 e 10 ancora la Roma. Ragazzi, vi ricordo che siamo a quota 102 di donazione, però 100 li ha donati Giuse, quindi non facciamo donare solo lui, ragazzi. Forza mecenati del canale. E forza mod, spammiamo. Meno 48 al sogno, ragazzi. Sì, Matti, l'ho già aperto il regalo. Se non ti fassi Milan, perché squadra ti fa... No, io Lorenzo ti ho sempre tifato Milan. 2-2 il Leverkusen. E vabbè, ma si sa, col Karabakh era impossibile, dai. Era impossibile, ragazzi. Ci siamo, ragazzi, con i 100 like? Eh? Non li vedo ancora. Forza! Milan sempre dice freccia. Dai, ragazzi, un like ai 100. Non ho capito che cos'è, Sergio. Gol di Schick. Vabbè, peccato, 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 peccato. Ragazzi, venitemi a lasciare il seguito anche su Instagram. Buonasera, Controstile. Iscriviti al canale se sei nuovo, caro Controstile. Allora, ragazzi, siamo ai 100 mi piace. Le volete con i nomi o con i soprannomi le formazioni? Le volete con i nomi o con i soprannomi? Buonasera, Maria Cimmino. Ragazzi, nomi o soprannomi le volete? Buonasera ad Alfredo Cescon. Allora ragazzi, andiamo con le formazioni ufficiali di Milan Slavia Praga. I ragazzi giocano con Senti, Chipara, Mike Maignan in porta. A destra gioca Bello De Nona Florenzi, a sinistra gioca Saetta, McQueen, Theo Hernandez. I due centrali sono Lady Oscar, Simon Kjær con Matthew De Cage, Matteo Gabbia. Davanti alla difesa gioca Salvador Adli con Walker Texas Rangers e Se Fantastic Loftus-Cheek. Davanti giocano Pulisic, Capitan America, De Ring, Raffaellino Leao e Gulliver Giroud. Buonasera anche a Florio, iscriviti al canale se sei nuovo, caro Florio. Lo Slavia Praga gioca con Stanek in porta, Belcek, Holtz, Zima, Dudera, Diouf, Provod, Masopust con Dorley, Zrmali e Kitile. È una formazione abbastanza difficile da interpretare, quella dello Slavia Praga. Ci proveremo, ragazzi. Farò del mio meglio, ovviamente in cronaca. Quindi ringrazio tutti quelli che sono già dentro. Forza, ragazzi, a 110 like, entra in scena il nostro cronometro. Siamo a quota 105, signori. Forza! Grande Lorenzo! Forza, ragazzi, condividete la live con tutti i vostri amici, parenti, cani, gatti, suocere, tutte, tutte, tutti, ragazzi, dovete condividere. Tutto quello che vedete qui sotto è importantissimo. Forza ragazzi. Ragazzi, ci siamo? Forza! Buonasera Ugo Mancuso. Forza mecenati del canale. Non facciamo donare solo Giuse. Dai Milan, dice Giuse. Dai Giuse. Partita fondamentale perché probabilmente Liverpool e Leverkusen passeranno il turno, da quello che abbiamo capito. Quindi dobbiamo cercare assolutamente di andare avanti anche noi, signori. Buonasera ad Antonella Bondi, lascia il tuo like che non lo vedo, Antonella, e iscrivetevi al canale, signori. Grazie mille a Roberto Zeta che ha donato 2 euro, ci fa arrivare a quota 105. Buonasera Doc, Doc Brown. Grazie mille Roberto Zeta per la tua donazione di 2 euro. Se c'è qualcuno che non riesce a donare, ragazzi, me lo dica. Siamo a meno 45 dal sogno, signori. 150 euro di donazione, battiamo lo Slavia Praga. Grazie Roby. Allora, signori, come la vedete stasera? Stasera è difficile, dice Fitz. Vediamo, 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 ragazzi. Zima è ex Torino, sì. Bravo Lorenzo. Assolutamente sì. Buonasera Michele Mameli. Ragazzi, ricordo che a 150 mi piace il Milan segna subito, eh? Buonasera Davide Mura. Buonasera Giuseppe Gaglio. Ragazzi, siamo a 112. Sappiate che a 150 like il Milan segna subito. Intanto Roma
4-0, pazzesca prova di forza da parte della formazione giallorossa. Finisce qui. De Rossi manda quattro papine a De Zerbi. Grandissimo. Adesso voglio vedere cosa si inventa stasera Dani. Voglio vedere cosa si inventa stasera Dani, signori. Allora, ragazzi, tutti, tutti, tutti. Riprova, riprova, Roby. Tutti, 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 tutti. Oh, oh, eccolo qua. Sempre presente il nostro cronometrino, lo vedete? Eccolo qua. Sì, si vede perfettamente, ragazzi. Oi! Intanto ricordo che dobbiamo arrivare ai nostri 25.600 iscritti, ragazzi, per battere lo Slavia Praga. Siamo a 25.520, 105 euro di donazione, 117 mi piace. Ragazzi, mi ha impressionato la Roma, eh? Devo dirvi la verità, ragazzi, mi ha molto impressionato la Roma questa sera. Veramente. 4-0, ragazzi, una ripassata. Non lo vedo, Roby, non lo vedo. È andato sulla PayPal, forse? Sì, veramente una grande Roma. Cronometrino porta giù un trofeo come l'altro, che è qui dietro, ragazzi. Segna Leao, dice Roberto Z. Intanto siamo in 96, ragazzi, vedo 121 like, a 150 il Milan segna subito. 700 mi piace, facciamo vedere la partita, signori, forza! Non facciamo donare solo Giuse, mi raccomando. Speriamo, Marco Grazzi. Marcolino, è un po' che non ti vedo come mecenate del canale. Dacci una mano, Marcolino, tu che sei un mecenate bello pimpante del canale. Dai, che siamo un po' indietro questa sera, eh. Meno 45 al sogno, ragazzi. 2-1 dice contro stile. Dai, 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 scatenatevi con i pronostici, ragazzi. Poi magari tocco anche la maglia di Sheva. Ricordo che, giustamente, come mi ha ricordato la memoria storica del canale Giuse, non ci sono precedenti tra Milan e Slavia Praga, ma solo tra Milan e Sparta Praga, Milan e Slovan Liberec, Milan e Viktoria Plzeň. Quindi noi abbiamo questi precedenti con le formazioni della Repubblica Ceca. Queste sono più o meno i nostri precedenti, ma non con lo Slavia Praga. Slavia Praga che ha giocato 7-8 volte contro squadre italiane, addirittura anche contro Udinese molti anni fa. Quindi direi che dai, 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 Marcolino, dai, 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 forza, mecenati del canale, non solo Marco Grazzi, non solo Giuse, non solo Luca Biagioni, non solo Roberto Z, ragazzi, facciamo donare anche gli altri. Vi ricordo che ci sono gli abbonamenti attivi a partire da 0,99 centesimi, signori, meno di un caffè. Meno di un caffè, e avrete la possibilità di utilizzare le GIF di Pulisic, di Leao, di Giroud, di Loftus-Cheek, della curva sul Milano. Avrete tantissimo, tantissimo da poter utilizzare. Intanto è finita 2-2 tra Karabag e Bayer Leverkusen, invece ha vinto 5-1 il Liverpool. Direi che sono passate praticamente tutte e due, dai. Non ci sarà partita, credo, al ritorno, eh? Non credo ci sarà partita al ritorno. Allora, ragazzi, cosa ne pensate della notizia che ho dato di Camarda? 5-0 dice Patton J. Speriamo, speriamo, Patton, caro Patton J. Dobbiamo assolutamente cercare di avere un vantaggio per poi andare a Praga con un discreto margine, come ha fatto il Liverpool, che addirittura giocherà il ritorno in casa. Quindi direi che sono a buon punto i Reds. Spammiamo il messaggio per cortesia. Cari mecenati del canale, forza, Thomas Forlone e tutti gli altri. Ecco Roberto Z che vi ha fatto vedere le GIF, ragazzi, qui sotto, le vedete? Le GIF che potrete utilizzare per quanto riguarda il canale? Ecco, quelle le potrete utilizzare con un abbonamento a partire da 0,99 centesimi. Forza, ragazzi, però, spingiamo con gli abbonamenti, mod! Che senza Giuse, ragazzi, avremmo donato solo 4 euro, eh? Sbagliato. Aspettate che ho spammato una GIF
Messaggio sbagliato. Ecco le GIF solo per gli abbonati. Bravo, bravo Roby. Buonasera Thomas Tommy, benvenuto in live anche a te. Siamo a 126 like, ragazzi, ne mancano 20 ai 150. Forza, 150 mi piace, il Milan segna subito. Forza signori, che manca 14 minuti. Grazie Alex, grazie mille. Caro Alex. Oggi mi sento un 1-1. Le formazioni, certo, le rileggiamo molto volentieri. Caro USA. Allora, i ragazzi giocano con Mignan. A destra gioca Florenzi, a sinistra gioca Theo Hernandez. I due centrali sono Kjaer e Gabbia. Con Adli, Reinders e Loftus-Cheek a centrocampo. Davanti giocano Pulisic, Leao e Giroud. Lo Slavia Praga gioca con Stanek, Vlček, Holsa, Zima, Dudera, Diouf, Proud, Masopust. Poi gioca Dorley, Zrmali e Chitile. Questa è la formazione ufficiale dello Slavia Praga. Sarà molto dura per me questa sera in telecronaca, però vi prego di essere clementi con me, signori, se non riconoscerò magari qualche giocatore dello Slavia Praga. Buonasera anche ad Amedeo Mazzei, buonasera ad Arrapato 1899, forza Arrapato 1899, buonasera a Tommaso Bruno. Tu che sei un mecenate del canale, dacci una mano, forza! Mancano 45 euro al sogno, forza! Siamo a quota 132 like. Forza ragazzi, chi può dia una mano, che dobbiamo arrivare al nostro obiettivo. L'obiettivo mensile, ragazzi, forza, non facciamo donare solo giuse. Come la vedete ragazzi, tra andata e ritorno questa partita? Come la vedete signori? Dai, vedo 135 mi piace adesso. 150 e segniamo subito. Ragazzi, è importantissimo sbloccarla subito, eh. Forza! Ragazzi, andiamo! Dai, che voglio fare altre sbandierate, ragazzi. Non ci fermiamo qui, eh. Voglio fare altre sbandierate, ragazzi. Iscrivetevi al canale se siete nuovi. Buonasera ad Antonio Krant. Lo Slavia ha messo in difficoltà Inter e Roma, assolutamente, ha perso 2-0 a Roma, ma poi ha vinto 2-0 contro la Roma in casa, quindi è una squadra soprattutto temibile tra le mura amiche, molto veloce di gamba, quindi dobbiamo essere molto veloci e attenti. Arrapato 1899 dice vittoria netta, forza se vuoi portare fortuna al Milan fallo, caro Arrapato, con una donazione in abbonamento a partire da 0,99 centesimi. Ragazzi, forza però, eh. Buonasera Denap! Quadrato Teo Hernandez. Ragazzi, sta per cominciare il match, però dai, siamo un po' indietro stasera, eh. Facciamo il coro di Pato, mi dice Giuseppe Cantone. Perché? Che coro è quello di Pato? Bisogna stare molto concentrati, dice Thomas Tommy. Assolutamente sì. Robanastra dice Roberto Zeta. Sempre Robanastra. Ragazzi, dai che voglio fare la. Allora, l'unboxing ve l'abbiamo fatto vedere. Però voglio fare altre sbandierate, ragazzi. Ah, doppietta di Pato, magari, magari. Mancano 10 like ai 150, ragazzi. Forza! A 700 mi piace, facciamo vedere la partita. Partita da vincere 4-0, dice Riccardo Centorame. Mecenati del canale, se ci siete battete un colpo. Alex Docet, Thomas Forloni, Lello Giorgino. Tutti voi ragazzi. Forza signori. Intanto Roma veramente impressionante. 4 gol al Brighton. Ripetiamo le formazioni appena arriviamo ai 150, eh. Forza diavolo Ale, grande Luca. Buonasera Jaco Gaming, caro Jacopo, dacci una mano perché siamo un po' indietro. Meno 45 al sogno. Forza mecenati! Come ha giocato la Roma, dice Thomas Tommy. Veramente molto bene, ragazzi. Veramente molto bene, mi ha impressionato. Faccio la combo, assolutamente. Simbolino e Paolo. Eccolo qui. Non so se vi siete accorti, ragazzi, che ho tagliato i capelli, eh. Dai, 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 ragazzi, forza! Forza, ciao Antonio! Domani presento Antonio Vitagliani. Domani presento, caro Anto.
Non ti preoccupare che domani torno, mi raccomando, vieni domani sulla chat. Va bene, Anto? Anche se siamo rivali. Buonasera Mirko Varotto. Molto bene, direi. Dai ragazzi, dice Nico Rossonero. Non ti preoccupare, caro Anto, che domani torno in conduzione. Lasciate like, grazie, dice. Sì, infatti, ragazzi, forza, siamo a 139 like, a 150 il Milan segna subito. Forza, mecenati, dateci una mano. L'importante è che hai fatto un partito. Dice, non so, Alex, con chi stai parlando, sinceramente. Non so con chi tu stia parlando, però vabbè, dai, ci sta. Sì, vabbè, 20-0, adesso dice Davide Mura, non esageriamo, ragazzi. Ma anche ragazzi gli altri, Andrea Bernini, Francesco Piolla, che fine avete fatto ragazzi? Se ci siete battete un colpo, Angelo Tilaro. Ah, stai parlando con tuo amico già. No, avevo capito Alex, non avevo capito. Buonasera Matteo Bollettini. Oltre al risultato diteci marcatori. Bravo José Cantorumans, spammate anche i marcatori ragazzi di Milan Slavia Praga. Nel frattempo vi ricordo che se siete nuovi e non vi iscrivete al canale sarete dei Federico Di Marco. Forza ragazzi, iscrivetevi al canale. Ragazzi, forza però, eh. Raga, siamo un po' indietro stasera, come mai? La Europa League deve diventare il nostro obiettivo principale, eh. Deve diventare il nostro obiettivo principale. Metto la firma per un 2-0, dice Antonio Krant. Buonasera Gabriele, buonasera Fabrizio Lanzalonga. Buonasera ad Abde X, buonasera caro Abde, benvenuto in live. Ragazzi, mancano 5 mi piace ai 150. Forza ragazzi! Solo qui, bravo José Cantorumans, assolutamente. Ragazzi, forza, il 150esimo like ci farà segnare, ne mancano 5. Forza signori! Raga, dai, vi ricordo che ci sono abbonamenti a partire da 0,99 centesimi, ragazzuoli, dai! Lasciate like, dice USA Country Humans. Se volete una risposta, ragazzi, prioritaria, dovete comprare un messaggio con la super chat, altrimenti non riesco a leggere tutti i messaggi. Ci manca l'Europa League, è vero, l'unico obiettivo, l'unica coppa che non abbiamo in bacheca, Tommaso. 2-1 Milan, dice il milanista. Poi, un caffè costa solo 1,40, mentre un abbonamento che dura un mese, se... Bravo, 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 José Cantorumans. Saluti da San Siro, Gabriele, dacci l'atmosfera da San Siro, Gabri. Dacci l'atmosfera da San Siro, Gabri. Com'è l'atmosfera? Com'è l'atmosfera, ragazzi, da San Siro? Caro Gabri? Mancano 5 minuti all'inizio della partita, raga, però io non vedo la gente, ragazzi. Dov'è sta gente ancora? Buonasera Leonardo, benvenuto in live. Buonasera, buonasera, ci sono 60.000 spettatori. Forza Patrizia dice di lasciare like, ragazzi, forza, mancano 20, mi piace i 150 e ci siamo. Ragazzi, mi sentite, mi vedete bene? Mi sentite, mi vedete bene, ragazzi? Forza, forza, forza. Buonasera ad Angelo Radio, mecenati del canale, dateci una mano, forza con le donazioni. Meno 45 al sogno. Forza, ragazzi, ripetiamo le formazioni ufficiali di chi è, per chi è entrato in chat in questo momento. I ragazzi giocano con Maignan, Florenzi, Kier, Gabbia, Theo Hernandez, Adli, Reinders, Loftus-Cheek con Pulisic, Leao e Giroud.
Lo Slavia Praga gioca con Stanek, Vlček, Holz, Zima, Dudera, Diouf, Proud, Masopust, Durley, Zrmali e Kitile. Questa è la formazione dello Slavia Praga, formazione che ha, ricordiamo, vinto il girone della Roma, che ha dato quattro pere questa sera al Brighton di Roberto De Zerbi. Chi non scrive roba nostra, ragazzi, è interista. Forza, forza, forza! Ragazzi, forza, forza, forza con i like, ne mancano pochi ai 200 e segniamo subito. Buonasera Kevin Borelli, buonasera Giancarlo Angelini, benvenuti in live a tutti. Non vedo il vostro mi piace, buonasera caro Kevin, buonasera Nicola Baldassarre. Spammate roba nostra in chat, mi raccomando, e scrivete tutto quello che volete. Ricordo che siamo quota 105 di donazione, ragazzi, ma 100 li ha donati Giuse. Quindi forza mod. Invitiamo la gente a lasciare like, iscriversi al canale e soprattutto a donare. Forza mecenati, meno 45 al sogno. Forza ragazzuoli. Poi se volete vi leggo anche il pronostico. Buonasera Chiara, buonasera cara Chiara, benvenuta in live. Buonasera, buonasera a tutti. Vince il Milan 4-0, dice Matteo. La Roma 4-0 il Brighton, caro diamo i numeri. Eh sì. Asfaltato De Zerbi, le squadre sono in campo, signori. Milan e Slavia Praga stanno entrando in campo in questo momento. Chissà cosa dirà Dani, diamo i numeri stasera del grande Brighton di De Zerbi. Ma guarda, De Zerbi, stai lontano da Milano perché noi vogliamo un altro allenatore. Piuttosto mi tengo Pioli, guarda. Ma il mio sogno lo sapete che è Antonio Conte, signori. Forza, siamo in più di 1300 ragazzi e ci sono solo 160 mi piace. Chi non lascia like è un Federico Di Marco. Assolutamente. Buonasera Marsi da Tabacu. Buonasera. Forza signori. Milan e Slavia Praga. Questa sera nell'andata dell'ottavo di finale di Europa League. C'è l'inno dell'Europa League che non è insopportabile quanto quello della Serie A, lo ricordiamo. Ripetiamo le formazioni delle due squadre. I ragazzi giocano con Maignan, Florenzi, Kier, Gabbia, Theo Hernandez, Adli, Reinder, Loftus, Pulisic, Leao e Giroud. Lo Slavia Praga con Stanek, Vlček, Holz, Zima, Dudera, Diouf, Proud, Masopust, con Durley, Zrmali e Kitile. Queste sono le formazioni delle due squadre. Bravo Alberto. Abbiamo quattro diffidati, Florenzi e Maignan in campo, quindi attenzione, buonasera anche a Loris Di Stano. Mentre in panchina ci sono Tomori e Musa, gli altri due diffidati. Buonasera Sof, iscriviti al canale se sei nuovo. Chi non si iscrive al canale e non lascia like, ragazzi, è un Federico Di Marco. Lo faccia immediatamente, altrimenti si trasformerà tempo zero in un Federico Di Marco. Buonasera Sof. Ragazzi, i mecenati dove sono? Forza, mecenati, dateci una mano, ragazzuoli! Ma cos'è sta roba, oh? Buonasera, Denis. Theo Hernandez è il capitano di questa sera, lo ricordiamo. Buonasera, comunità Barbieri 3. Buonasera, caro. Leonardo mi chiede so... Sì, no, li ho persi, Leo. Certo, li ho tagliati, vedi? Vi piace il mio nuovo taglio? Tanto si scambiano il gagliardetto Masopust e Theo Hernandez, i due capitani. Ribadisco, se i mecenati del canale ci stanno ascoltando, facciano il loro, come sempre. Quanto costerebbe la maglia di... Quella lì non è in vendita. Formazioni ufficiali. Kittil gioca nello Slavia Praga. Forza raga, non siamo neanche a 200 mi piace. Buonasera da Fez, buonasera Thomas Gioia. Cronaca difficile, beh, ci faremo il possibile. Buonasera anche a Luca. Mecenati, se ci siete, battete un colpo. Siamo in più di 2500, ragazzi. Grazie, diamo i numeri, grazie cari. Ragazzi, ci siamo. Sono le 21 esatte, sta per cominciare questo Milan Slavia Praga l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ricordo che se volete durante l'arco del match avrete la possibilità di abbonarvi al canale a partire da 0,99 centesimi, meno di un caffè. Mancano 30 like ai 200. Angelo ci saluta. No, non è in vendita la mia. Attaccheremo dalla destra alla sinistra del vostro teleschermo mentre lo Slavia Praga attaccherà
dalla sinistra alla destra del vostro punto di osservazione. Inizia in questo momento Milan-Slavia Praga. Il primo pallone è giocato dal nostro Walker Texas Rangers, che torna all'indietro per Matthew De Cage. Matteo Gabbia controlla con il destro Simon Lady Oscar Akiar, cerca un compagno libero, lo trova a destra ancora per Bello Denona Florenzi. Quindi ancora il tocco per Teo, subito sulla fascia di sinistra, il nostro Saitama McQueen affrontato da Maso Pust, dobbiamo tornare indietro. Ripartiamo ancora da Matthew De Cage, ovviamente lo Slavia Praga ha un atteggiamento difensivo, pallone centrale per Gulli, Virgiru che con il tacco non riesce a farla passare, subito riparte con Oles, la formazione di Praga, fallo su Loftus-Cheek, subito calcio di punizione in favore dei ragazzi, messo a terra Raffaellino Leao, punizione in favore nostra. Iscrivetevi al canale, signori, se siete nuovi. Raga, ma ci siamo? Mecenati del canale, se ci siete, battete un colpo, forza! Che dobbiamo vincerla stasera, eh? Gabbia, poi giocato da Teo Hernandez. Mi sentite, ragazzi, e mi vedete bene? Ragazzi? Quindi ancora Matthew De Cage, prova ad avanzare. A sinistra per Teo Hernandez. Io non vedo la chat, ragazzi, ma ci siete? Quindi Kier avanza palla al piede, Lady Oscar a destra per Bello De Nonna Florenzi. Ragazzi, ci siete? Teo Hernandez controlla il pallone con il sinistro, lo gioca centrale ancora per Walker Texas Rangers, rischia di perdere un pallone, attenzione, poi c'è forse un fallo di Florenzi che rischia già un giallo, attenzione, Bello De Nonna, fallo. E viene ammonito, no, dopo 1 minuto e 50, Florenzi era diffidato, salterà il ritorno. Subito giallo da parte del direttore di gara. Fallo. Calcio di punizione e giallo, Florenzi era diffidato e salterà il ritorno a Praga. Ragazzi, mi sentite? Alex, mi sentite? Buonasera ad Alfonso Secchi, intanto subito giallo, non ci voleva sto giallo subito per Bello De Nonna Florenzi. E allora sì, ditemelo, no ragazzi, io sto chiedendo. Adli, tocca per Florenzi, in avanti per Salvador. Ok, tocca ancora per il nostro Salvador Adli, contrastato subito sulla fascia di sinistra da Zima, l'ex Torino, guadagna subito una rimessa in gioco con le mani. La formazione di Praga 0-0 dopo 3 minuti di gioco. Con le mani andrà a battere Proud, il giocatore dello Slavia Praga, da sinistra. Ragazzi, siamo piantati con le donazioni, eh? Forza, non può donare solo Giuse, ragazzi, eh? Colpo di testa da parte di Kier, quindi con un tacco Florenzi, subito ammonito dopo un minuto. Interviene poi Oles in mezzo al campo, ancora per Maso Pust. La formazione di Praga cerca un tocco all'indietro, ancora Zima per il portiere Stanek. Controlla con il destro, serve subito ancora Maso Pust, quindi Oles. Buonasera Claudia Dionigi, ragazzi lasciate like e condividete la diretta, forza! Ancora per Stanek, tutta a sinistra proprio per Zima, che controlla questo pallone, lo gioca a sinistra. Ancora per Durley, cerca un pallone filtrante, non lo trova, 3 minuti e 40 nel corso del primo tempo. Buonasera ad Alessio Casula. Ragazzi, mecenati del canale, ci diano una mano, meno 45 al sogno! Forza signori, condividete la live! Con le mani, Bello De Nonna Florenzi. Anticipato da Zima, quindi cerca Maso Pust, un corridoio in avanti per Zermili. Quindi ancora in mezzo al campo il numero 19, Durley. Buonasera Nicolas, fallo laterale per la formazione di Praga dal settore di sinistra. Con le mani andrà a battere proprio il numero 19, Dudera, lungo. Per ancora Zermili, buona la copertura difensiva, ripartiamo con Pulisic nel cerchio di centrocampo, ancora dentro il pallone per Loftus-Cheek, cerca un corridoio, non lo trova con nessuno, pallone toccato direttamente dalle parti di Stanek. Buonasera Emanuele Siciliano, tocco ancora a sinistra per Dudera. Lasciate like ragazzi, non siamo neanche a 200 mi piace raga, cos'è sta cosa? Ancora per Oles,
Scambia con Provod. Andiamo indietro ancora alla O Slavia Praga. Siamo nella tre quarti campo difensiva della formazione allenata. Bravo, bravo. Ancora Florenzi, bello De Nonna. Il tocco ancora per Pulisic nel cerchio di centrocampo. Bello lo scambio ancora con Loftus-Cheek. Quindi Reinders si mette in mezzo anche Theo Hernandez. Vediamo sulla fascia di sinistra. Forse c'è un fallo da parte di Masopust. Buonasera Patrizia. C'è fallo. Punizione. Interessante. Andiamo dentro a saltare, ragazzi. Chi lascia like e si iscrive al canale su questa punizione, segniamo adesso, ragazzi. Iscrivetevi al canale e lasciate like, raga. Forza. Segniamo su questa punizione. Buonasera Giuliano Masia. Forza ragazzi, iscrivetevi al canale. Vediamo, punizione, siamo già al quinto. Theo Hernandez o Bello De Nonna Florenzi andrà a battere dentro. Forza, 200 mi piace, segniamo su sta punizione, siamo a 193. Punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore. Andrà a battere Bello De Nonna oppure Florenzi. Ragazzi, forza, mecenati del canale, dateci una mano. Siamo fermi a quota 105, dobbiamo arrivare a 150. Finta di Theo. Bello De Nonna batte. Stretto giro anticipato da Stanek, esce bene il portiere della formazione di Praga, va subito un rinvio per Kitile, la copertura difensiva da parte di Adli, bravo Salvador che cerca di venire fuori, palla al piede, subisce anche fallo, punizione in favore dei ragazzi. Chi non si iscrive al canale è interista, ricordo l'obiettivo 25.600 iscritti, vinciamo con lo Slavia. Poi Loftus-Cheek, pallone sbagliato, ancora Zima, chiude. Ragazzi, ha donato solo Giuse fino a questo momento. Forza! Mecenati del canale, dateci una mano! Ragazzi, ma mi sentite? Io ragazzi non so se mi sentite. Laterale per Theo Hernandez con le mani da sinistra. Ancora il nostro Saitama Queen gioca a centrale ancora per Bello De Nonna Florenzi. Quindi di testa Loftus-Cheek, di testa Ole. Quasi ce la regala, attenzione! Subentra Pulisic nell'azione, contrastato dall'ottima difesa da parte di Diouf. Quindi Zermili, buona la copertura difensiva ancora da parte di Maignan, che tocca ancora dalle parti di Gabbia, Matthew De Cage, cerchiamo di ripartire tutto a destra, iscrivetevi al canale se siete nuovi, buonasera ad Alessandro Mammone, ragazzi, Alessandro e gli altri mecenati del canale, dateci una mano ragazzi, forza, meno 45 al sogno, anche 2 euro possono farci arrivare all'obiettivo di questa sera, recuperiamo palla con Loftus-Cheek, quindi tocca all'indietro per Bello De Nonna Florenzi. Tocca ancora per Simon, Lady Oscar Kier, quindi Matthew De Cage, Matteo Gabbia. Theo Hernandez, tocca ancora per Matteo Gabbia, Matthew De Cage, cerca di avanzare, palla al piede. Buonasera, Valentino, si fa la battuta. Kier, ancora per Matthew De Cage, Matteo Gabbia, che avanza, palla al piede. Forza, mecenati. Thomas Forloni, Lello Giorgino, se ci siete battete un colpo. Fallo su Giroud, calcio di punizione dal limite, interessante. Calcio di punizione, iscrivetevi al canale adesso ragazzi su questo calcio di punizione interessante. Raga, io non capisco se mi sentite. Non so se mi sentite ragazzi. Punizione dal limite, iscrivetevi ragazzi al canale, forza, siamo in più di 2.400, sicuramente qualcuno non è iscritto al canale, eh? Forza ragazzi, c'è Florenzi o Teo sul punto di battuta, vediamo. Ah, ok, punizione 9:15 sul cronometro, ci sono Bello De Nonna e Teo Hernandez. Dai, Valentino e l'altro Simo, iscrivetevi al canale. Dai, salite a bordo di questa grande avventura. Ci sono Teo o Florenzi, vediamo. Con Kier e Gabbia in barriera, vediamo. Punizione interessante, dai circa 18 metri. Vediamo. Fischia il direttore di gara, va Florenzi col destro! La palla sorvola di circa un metro la traversa. Grazie Fulvio.
Palla sopra la traversa, peccato, era una buona occasione con la palla scodellata da Bello de Nonna. Florenzi con il destro, palla alta non di molto. Forza, non dobbiamo fare. Dobbiamo fare il nostro, ragazzi, perché la Roma ha vinto 4-0. Ancora il controllo da parte di Diouf, rimessa laterale in favore dello Slavia Praga. Al decimo, abbiamo creato fino a questo momento quell'occasione di Florenzi, quel calcio piazzato battuto non benissimo, Diouf con le mani. Raga, non ci sono i mecenati del canale? Raga, che fine hanno fatto i mecenati del canale? Ok, Tommaso, perfetto. Ma io, ragazzi, non vedo i mecenati, non può donare solo Giuse, ragazzi, forza. Ancora per Diouf, che cerca di venire fuori, palla al piede, tocca laterale. Sempre per Dudera, che cerca una verticalizzazione, ancora per la punta, che è Kitile, cerca di andarsene via nell'uno contro uno. Il numero 13 ritorna all'indietro, ancora per Zermili, tocca centrale ancora per Diouf. Slavia Praga che cerca un pertugio, trova a destra ancora per Zermili, quindi attenzione ancora al numero 17. Tocca centrale, sempre per Diouf, vediamo se fa partire un cross in area. Pericolo, mamma mia, cosa si è mangiato questo qua. Dentro l'area di rigore, incredibile, palla gol. Palla fuori, meno male, pericoloso lo Slavia Praga. C'era un'ottima occasione qua per la formazione allenata dall'inquadrato allenatore. Bravo, bravo Alex. Gabbia, pallone per Maignan. Ragazzi, qualcuno che vuole portare fortuna al Milan? Forza, ragazzi, ci siamo piantati. Ma cos'è sta cosa? Ripartiamo centralmente, ancora da Kiera, poi Gabbia. Vieni avanti, il nostro numero 46, che tocca ancora per Simon, di Oscar Kiera. Centrale per Gabbia, che sopra la linea mediana del campo. Tutto a sinistra per Teo Hernandez. Ragazzi, siamo piantati, io non so perché. Buonasera ad Antonio Bortone. Buonasera Filippo, ciao Phil. Hai visto De Perdi cosa ha fatto? Lasciate like, forza ragazzi, se ancora non l'avete fatto, siamo a 208. Ricordo che siamo a 105 di donazione, ragazzi. Però siamo a meno 45 dal sogno, forza mecenati. Rimessa laterale per lo Slavia Praga. Io non so, ragazzi. Siamo in un ottavo di finale, fondamentale di Europa League, qua non c'è la gente. Stanek rischia Zima poi, che riesce a toccare ancora per Diouf, siamo già al tredicesimo, minuto del primo tempo, tocca centrale, ancora per Zermili, lì. Come la vedete ragazzi la partita fino a questo momento? Primi 13 minuti di gioco? Come la vedete ragazzi? Cioè, assolutamente, Phil, sono d'accordo. Con le mani di Diouf, lunga, Kjaer di testa Gabbia, fallo laterale. Il giallo a Florenzi non mi è piaciuto subito all'inizio, eh. Un po' bloccata, ragazzi, cosa ne dite? Alex dice in loading, riparte lo Slavia Praga, tutto a destra. Il grande De Zerbi. Ragazzi, parlatemi di Milan Slavia Praga, però, forza, rimaniamo sul pezzo, raga! Sempre Zima, tocca all'indietro ancora per Stanek, il portiere che indossa una casacca completamente gialla. Verticalizzazione ancora per Oles, cerca di venire in avanti ancora lo Slavia Praga con il controllo da parte di Zermili. Verticalizzazione, attenzione, pericolo! Mamma mia, Gabbia si perde l'uomo! Buonasera, F. Ragazzi, iscrivetevi al canale, forza se siete nuovi. Siamo a 25.522, forza 25.600 iscritti, ragazzi, vinciamo con lo Slavia Praga. Mamma mia, buonasera Daniele Delfino. Buonasera Daniele. Gabbia. Dai, datemi un aggettivo, ragazzi, su questi primi 15 minuti. Faccio la combo nel frattempo. Stemmino di Paolo.
L'ho fatta, ragazzi, però dai, cioè, ragazzi, siamo indietrissimo stasera. Verticalizzazione lunghissima per Pulisic, troppo lunga. Buonasera Nicolai, iscriviti al canale, caro Nicolai, se sei nuovo, altrimenti diventerai un Federico Di Marco. 15 minuti. Stiamo studiando l'avversario. Ripartono loro centralmente ancora per Wölczek. Quindi la controlla da parte del numero 13, Kittilä, che scarica centralmente ancora per Masopust. Il capitano Oles adesso ha girato a destra con la verticalizzazione, il colpo di testa, si scontrano anche Kjær e Gabbia. Poi Florenzi lascia uscire questo pallone in fallo di fondo. Datemi un aggettivo, ragazzi, su questi primi 15 minuti di Milan-Slavia Praga. Però, regà, dai, mecenati, ci siete? Thomas, Alex Docet, se ci sei, batti un colpo, Alex. Che raga, qua siamo. Grazie a Nicolai che sei iscritto al canale. Benvenuto a bordo. Antonio dice: per il momento 16 minuti soporiferi. Gabbia, giochiamo troppo sotto ritmo, ragazzi. Non so cosa ne pensate. Buonasera, FireBlue72. Iscriviti se sei nuovo, caro. Tocco all'indietro ancora di Adli per Kier. Cerca di venire in avanti il nostro Simon, Lady Oscar, verticalizza per Giroud, buono il controllo da parte di Gullivier, cerca una verticalizzazione, bravo Diouf, ancora a chiudere, fallo laterale in favore nostro. Sali a bordo, caro Fireblue, di questa grande avventura. Kier, Milano, ciao, ancora per Gabbia, ricordo che ci sono gli abbonamenti, ragazzi, a partire da 0,99 centesimi. 0,99 centesimi, potrete utilizzare le GIF di Pulisic, di Leao, di Giroud, di Loftus-Cheek, della curva. Però facciamolo, ragazzi, dai. Diouf, ancora per Zima, ci regala il pallone. Florenzi, sbaglia, tocca in avanti. Sempre Zima, l'ex Torino, per Masopust. Tocca all'indietro, sempre per Zima. Laterale ancora, per Masopust. Scambiano sempre loro due in quella fetta di campo, riescono ad uscire. Palla al piede con Zermili, coperto ancora da Loftus-Cheek, quindi centrale, ancora si distende bene la formazione di Praga. Non sono degli sprovveduti questi. Oles, il capitano, riesce a saltare secco il suo avversario. Ancora il numero 3 Oles, scaricato per il numero 27 che è Provud. Forza mecenati del canale, forza, dateci una mano. Ancora Zima, che tocca all'indietro. Ancora per Masopust, quindi Diouf, tutto a destra. Speriamo, speriamo, Fireblue. Sempre Oles. Cerca un tocco centrale, sempre per Diouf. Attenzione al giocatore dello Slavia. Sinistra ancora per Provud, quindi Zermali, sempre Masopust. Scambia con Diouf, adesso possesso palla loro. Dobbiamo essere più cattivi, ragazzi, non so cosa ne pensate. Zima, sempre Diouf, centrale ancora per Masopust, sempre Diouf nell'uno contro uno, attenzione, Pulisic parte un cross in area di rigore, palla che sfila davanti all'area, quindi ancora Zermeli, mette in mezzo, bravo Loftus-Cheek, ripartiamo ancora da Ruben Loftus, centrale per Kier, quindi Pulisic. Ragazzi, ma siamo quelli con più spettatori su YouTube, eh? Mi date questo feed per cortesia, perché io ragazzi non capisco. Ci siamo piantati con le donazioni, ragazzi, piantati con i like. Com'è sta cosa? Ah, ok. All'indietro Kier, in orizzontale per Gabbia, Matthew De Cage, Matteo, a destra per Bello de Nonna Florenzi, che riparte ancora da Matthew De Cage. Tocca a sinistra ancora per Simon, Lady Oscar, Kier, viene avanti, supera la linea mediana nel campo, il nostro Lady Oscar. Ritorna ancora da Gabbia, Matthew De Cage, verticalizzazione per Giroud che forse scatta in posizione di offside, buona copertura da parte di Oles, Theo Hernandez recupera questo pallone, sulla fascia di sinistra, mette un cross in area, ancora Oles, riesce a spazzare via. Quindi il tocco laterale per Walker Texas Rangers, quindi Adli cerca un compagno libero, la gioca ancora per Gabbia, Matthew De Cage.
Riparte ancora da gabbia, quindi Kier, sempre il nostro Lady Oscar, sempre per Matthew De Cage. Ancora a destra per Adli. Riparte centralmente sempre da Bello de Nonna Florenzi, quindi Kier. Alex Doces, se ci sei, batti un colpo, Alex. Leao, vediamo che tocca uno dei primi palloni. 20 minuti, un po' sottotono. Diamo sta palla a Leao e speriamo che faccia qualcosa. Teo Hernandez con il tocco per Kier. Loro sono chiusi dietro. Cosa ne dite ragazzi? Un aggettivo per questi primi 20 minuti? Ancora Kier. Dai ragazzi, il prossimo che dona ci fa segnare. Forza! Tocco ancora per Masopust, quindi viene chiuso da Theo Hernandez. Buona la copertura difensiva da parte di Saetta McQueen, la gioca ancora per il numero 21 Dudera. Cerca un cross in area, troppo lungo il pallone, palla direttamente fuori. Palla troppo lunga, direttamente sul fondo. Iscrivetevi se siete nuovi, ragazzi. Raga, io non capisco sta roba, boh. Lancio lungo, Giroud di testa, ancora lì, la sponda da parte di Masopust. Cerca un compagno libero, ancora lo trova nel numero 33 della formazione di Praga, che è Provod. All'indietro ancora per Azima. Buonasera Franci. Sì, Alex, appena inizia me lo mandi via. Leao. Siamo bloccati, ragazzi. Siamo bloccati, ragazzi, cosa ne pensate? Dai, anche tutti gli altri. Vlček batterà la rimessa in gioco con le mani. Il numero 27 dello Slavia Praga. Lunga. Ancora per Vlček. Poi la copertura difensiva da parte di Theo Hernandez e gabbia. Subentra l'azione di Uffa. Un momento partita molto confusionaria. Cerca un pertugio. Ancora il numero 17 dello Slavia. Parte un cross in area. Kier spazza via. Il pallone che viene spazzato in fallo laterale. E no, giocano, giocano, Phil. Con l'indietro Zima. Ragazzi, forza, ci siamo piantati con le donazioni, raga, siamo fermi, forza, meno 45 al sogno. Raga, ma ci siete? Attenzione al pallone dentro. Per Zernili, parte un cross da parte di Diouf, mamma mia, pericolosamente, lo Slavia Praga dentro l'area di rigore. Dietro facciamo schifo, dice Giovanni Gibin. Sì, siamo fermi, Alex, non so perché. Mignan andrà un rinvio profondo, siamo già a metà nel corso del primo tempo. Buonasera Patrick Gianocca. Patrick, se riesci a darci una mano, tu che sei un mecenate, dacci una mano. Love to cheek, ancora per Kier. Il nostro Lady Oscar avanza palla al piede. Tocca ancora per Bello della nonna Florenzi. Dobbiamo accelerare i ritmi, ragazzi. Palla per gabbia, vediamo Matthew De Cage. Siamo lenti, ragazzi, siamo lenti, siamo lenti. Verticalizzazione ancora per Walker Texas Rangers. Non va un lancio, la gioca ancora per Gabbia, Matthew De Cage, supera la linea nel campo, il nostro Matteone, a sinistra per Theo Hernandez, Saetta McQueen, centrale per Kier. Forza, forza Alex, spingiamo Adli, a destra per Pulisic, quindi il nostro Capitano America scambiato con Salvador Adli. Datemi un aggettivo ragazzi per questi primi 24 minuti del Milan, dai che vi leggo tutti ragazzi. Tocco ancora per Kier, vediamo se cerca una verticalizzazione. Non verticalizza Simon. Si va sempre indietro, dice Filippo. Florenzi, Bello de Nonna, in orizzontale per Matthew De Cage. Matteo Gabbia, a sinistra per Teo. Sempre per Kier, superiamo la linea mediana del campo. Tocca a destra ancora per Bello de Nonna. Sterili, è l'aggettivo giusto, Luca. Pulisic, centrale ancora per Adli, vediamo se riusciamo ad andare dentro. Con Bello de Nonna Florenzi. Tocca centrale ancora per Walker Texas Rangers. Vediamo se riusciamo a verticalizzare. Ancora per Simon, Lady Oscar.
Il tocco ancora per Adli. Ricordo che il prossimo che dona, ragazzi, ci fa segnare. Forza, mecenati! Ancora Matthew De Cage, Matteo Gabbia. Cerca un varco, un pertugio. Lo trova a sinistra per Leao. Vediamo Rafa, De Ring. Bisogna che si inventi qualcosa, dice giustamente Filippo. Adli, tutti chiusi dietro loro. Sempre Salvador, cerca un varco. Pulisic, brutto intervento da parte di Diouf su di lui. Arriva il giallo. Primo limone per lo Slavia Praga. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Forza, iscrivetevi al canale. Brutto intervento da parte di Diouf, che viene giustamente ammonito. Calcio di punizione. Espulso Diouf, incredibile. Espulso Diouf. Clamoroso Slavia Praga in 10. Bruttissimo intervento di Diouf. Avevo visto giallo, rosso per Diouf. Bruttissimo intervento. Espulso Diouf, bruttissimo intervento sulla caviglia di Pulisic. Bruttissimo intervento sulla caviglia di Pulisic. Espulso Diouf. Slavia Praga in 10. Espulsione che è come una manna dal cielo. Espulso Diouf, bruttissimo intervento su Pulisic che rimane a terra colpito. Bruttissimo intervento di Diouf che salterà anche il ritorno. Rosso per Diouf, diretto, avevo visto giallo, invece il direttore di gara incredibilmente è stato rosso, ma ci sta tutto. È brutto l'intervento, proprio sul malleolo. Brutto, brutto, brutto l'intervento proprio sul malleolo di Pulisic. Rosso, espulso Diouf. Rosso per Diouf, che rimane dunque in 10 lo Slavia Praga al minuto 26 e 40. Punizione, dai, lasciate like e iscrivetevi al canale su questa punizione che segniamo, ragazzi, forza! Tutti dentro a saltare. Rosso diretto per Diouf, che abbandona il terreno di gioco. Direi che il rosso è abbastanza netto. Rosso clamoroso. Lascia in 10 lo Slavia. Espulsione che è come una manna dal cielo. Bravo Phil che dice Roma Nostra. Ragazzi, non ho più fatto una sbandierata perché nessuno ha più donato. Forza, 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 ragazzi. Calcio di punizione per noi. Dai. Andiamo dentro a saltare. Tutti dentro. Punizione. Dai, bello de nonno Teo Hernandez. Vediamo chi batte. Dai. Sheva. E Paolino, vediamo. Vediamo, bello de nonna. Batte stretto di testa Kier, anticipato. Poi Loftus Cheek in area Kier. Palla che viene messa fuori, peccato. Interviene il direttore di gara e fischia fallo. Niente da fare. Calcio di punizione per lo Slavia Praga. Niente da fare. Punizione per loro dentro l'area di rigore. Fallo, c'è Stanek sul punto di battuta. Drabati. Ricordiamo l'espulsione, ragazzi, di Diouf, eh? Espulso Diouf, ragazzi, per fallo su Pulisic. Io sento bene, ragazzi. Voi mi sentite bene, ragazzi? Io sento bene, ragazzi. Tanto fallo su Maignan. Punizione. È rimasto a terra anche Kier. Anzi, è Gabbia. Matthew De Cage sulla verticalizzazione per Wlczek. Bravo Mignana a uscire, eh. Buonasera anche a Marco Guarnier. Benvenuto Marcolino. Benvenuto Marcolino. C'è anche Mignana a terra. C'è Gabbia che si rialza. Calabria non è in campo, dice qualcuno. Ragazzi, siamo a 234 like. Forza, arriviamo a 250 e la sblocchiamo. Slavia Praga in 10. Ricordiamo, siamo alla mezz'ora. Ricordiamo che lo Slavia è in 10 per l'espulsione di Diouf. Lancio lungo, palla troppo lunga, palla direttamente sul fondo, direttamente. Carlo, c'è la lavagnetta, ragazzi. L'espulsione non ha cambiato nulla per il momento, ragazzi, eh? Vediamo Stanek al minuto 30. Ragazzi, i mecenati del canale, se possono, ci diano una mano. Alex Docet, Angelo Tilaro, Thomas Forloni. Tutti, se riuscite a darci una mano, ragazzi, forza!
Lancio lunghissimo da parte di Stanek, dalle parti di Kier che stacca di testa, poi ancora Zima. Dobbiamo sfruttare la superiorità numerica. Florenzi, ancora per Pulisic, buono il tacco. Zima però riesce a subentrare in azione, grazie mille, diamo i numeri. Pallone all'indietro, ancora per Stanek, attaccato poi, ricordiamo l'espulsione di Diouf poco fa. Riparte ancora lo Slavia con un lancio lungo da parte di Maso, pusta di testa, bravo Gabbia, molto concentrato, Matthew De Cage, ancora con Simon, Lady Oscar, che controlla questo pallone, iscrivetevi al canale se volete che il Milan sblocchi questa partita, Matthew De Cage, Matteo Gabbia, porta sulla sfera, tutto a sinistra ancora per Theo Hernandez, in posizione di ala sinistra, ricomincia sempre da Matthew De Cage, Matteo Gabbia. Ragazzi, io ricordo che siamo a 105 di donazione, ma 100 li ha donati Giuse, ragazzi, forza, non facciamo donare solo Giuse. Ciao Simona, ancora Gabbia. Modo, ricordiamolo però, dai, sta cosa perché è importante. A destra per Adli, pallone per Pulisic. Quindi Loftus-Cheek, siamo troppo lenti, compassati. Direi che l'aggettivo giusto è compassati, ragazzi, cosa ne pensate? Kier, ancora Walker Texas Rangers, sempre porta questo pallone, lo porta un po' troppo. Scarica a destra, ancora dalle parti di Pulisic. Milan deludente, compassato, direi che è il termine giusto, cari ragazzi. Kier supera la linea del campo, adesso lo Slavia ovviamente è tutto nella sua tre quarti campo. Ancora per Gabbia, che gioca in orizzontale, il pallone per Bello de Nonna Florenzi, vediamo se fa partire un tiro. Lo fa partire, palla che è bloccata facilmente da Stanek. Ma dove cazzo è tutta la gente? Ma l'avvocato non c'è stasera in live, ragazzi? Ma parte un cross di Pulisic lunghissimo. Siamo compassati, ragazzi, troppo compassati. Riparte ancora da Reinders, a destra per Pulisic, vediamo. Controllo da parte di Capitan America che sfida nell'uno contro uno Vlcek, che tocca centrale per Giroud, chiuso. Ancora Theo Hernandez, Saetta McQueen, pallone per Adli, il tocco ancora per Leao, vediamo Rafa nell'uno contro uno, punta Rafa, cerca un tiro! Posizione perfettamente regolare, sempre lui, signori. Sempre lui. Olivier Giroud. Eccoci qua. Gulliver. La sblocca proprio lui sulla conclusione deviata di Leao di testa. Interviene Gulliver e Milan in vantaggio. E andiamo, Olivier. Vamos! 1-0 Milan al 35esimo, l'espulsione è stata una manna dal cielo. Olivier Giroud, gol stagionale, ditemi che gol stagionale è questo qua, ragazzi, che lo andiamo a vedere. Mamma mia che fatica. Olivier Giroud, ragazzi. Attenzione che riparte subito lo Slavia Praga.
Pericolosamente in area, decisivo. Ancora una volta, Kier nella circostanza. Simon, buonasera. Se vuoi dare il tuo contributo, fallo. Siamo un po' indietro stasera, Simon. Che gol stagionale è questo qua, ragazzi, di Giroud? Ne ha fatti 12 in campionato. Calcio d'angolo per lo Slavia, forza, attenzione, 35esimo. Batte stretto di testa Reinders, bisognava sbloccarla. Poi tira il volo! No, ha pareggiato lo Slavia Praga, incredibile! Non è possibile, abbiamo preso un gol incredibile. Come si fa a prendere un gol così? Non è possibile. Ma qua Mignan, ragazzi, non ne para una quest'anno, eh? Ragazzi, Mignan non ne para una quest'anno. Tiro al volo di Dudera. Sì, però, ragazzi, Mignan non può prendere un gol così, dai. Dai, ragazzi. Sì, ma ragazzi, non si può aprire un gol così. Dai, ragazzi, non ne piglia più una, Maignan. Gol dello Slavia, 1-1. Prendere un gol in 10 contro 11 è incredibile. Prendere un gol in 10 contro 11 è incredibile. Secondo voi ha colpe, ragazzi, Maignan sul gol? Secondo voi ha colpe, ragazzi, Maignan sul gol? Ditemi la vostra verità, dai. Ha colpe, ragazzi, Maignan sul gol, sì o no? Poteva fare meglio, dice Marco. Gran gol, dice Riccardo. Assolutamente sì, dice il milanista. Non lo so, ragazzi. È un Milan che non mi sta piacendo, ragazzi. A voi? Pioli numero uno, dice qualcuno. Iscrivetevi al canale, ragazzi, che siamo in più di 3.000. Forza!
Silvano Scaringelli, iscriviti al canale. Ragazzi, non abbiamo più. No, non ho più visto donazioni, ragazzi. Ho dentro la parte di Reinders per Leao, che di testa l'appoggia Stanek. Marco dice che aveva 10 persone davanti. Tocco corto da parte di Rafa, attenzione Pulisic, pallone per Theo Hernandez, attenzione al limite, ancora Kier, incredibile essere 1-1 con questi qua, Adli, Reinders, vediamo Walker Texas, cerca un tiro deviato, doppia deviazione, Loftus, la deviazione ancora in calcio d'angolo ancora Loftus, 1-1, comunque prendiamo sempre golo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, vediamo cosa facciamo. Bello De Nonna, batte stretto di testa, mette da Keijo! Miracolo di Stanek! Parata incredibile del portiere dello Slavia Praga su un gran colpo di testa di Matteo Gabbia. Miracoloso il portiere dello Slavia Praga. Parata eccezionale da parte del portiere dello Slavia. Teo batte stretto in area di rigore, Loftus-Cheek, alta deviazione. Da parte di Chitile, miracoloso ancora una volta il portiere dello Slavia. Lasciate like, forza, iscrivetevi al canale su questo corner che segniamo. Forza ragazzi, iscrivetevi al canale su questo corner che segniamo. Forza, bello De Nonna, dai, ancora. Batte stretto di testa lì, anticipato anche secondo me. Teo rischia il tiro, attenzione, ripartono velocemente loro in contropiede. Verticalizzazione ancora nell'uno contro uno, sfugge Dudera, spintonato da Reinders, non c'è nulla. Ancora Teo, centrale per Reinders, poi Pulisic, non esiste, non vince questa partita. Chris, pallone per Florenzi, altro cross deviato, ancora bello De Nonna, vediamo se mette il cross. All'indietro ancora Adli, cerchiamo una manovra di aggiramento con Matthew De Cage, Matteo Gabbia, Theo Hernandez. Ragazzi, ma i Mecenati che fine hanno fatto stasera? Leao. Attenzione a Rafa, cercano uno contro uno di andarsene, viene chiuso in calcio d'angolo. Alex, chiamiamoli però i mecenati perché vedo che non escono stasera. Com'è sta cosa? Lorenzi. Corto per Reinders. Tiro di Walker Texas, gol! E andiamo! Walker Texas Reinders! 2-1! E andiamo! Il nostro Walker Texas! 2-1! E vai! Gran gol di Reinders! E andiamo! Torniamo in vantaggio! E andiamo! E vamos! Walker Texas! Vamos!
Calcio d'angolo ancora per noi. Buono solo il risultato fino a questo momento. Ve l'avevo detto che se vi iscrivevate e lasciavate like segnavamo. Forza ragazzi, altro cross di Leao, Giroud. Rischio quasi 3-1. Buono solo il risultato ragazzi, cosa ne dite? Lo so, caro mantra libre, iscriviti. Due di recupero nel frattempo. Due di recupero. Calcio d'angolo, bello de nonna, batte stretto, segniamo su calcio d'angolo. Bene il risultato, signori! Segniamo anche su corner! Ruben Loftus Cheek! Andiamo! Sei fantastica! Loftus Cheek! 3-1 signori! 3-1 signori! Perlomeno non facciamo fatica a fare gol, eh! Iscrivetevi al canale se siete nuovi! Forza con la campanellina! Siamo a 1,30 di recupero! 3-1 Milan! Dobbiamo fare il quarto, dice qualcuno! Dai, dai, dai! Ottimo signori! Grande Ruben. Ottimo, bene, signori. Dagli, dagli, dagli! Lasciate like e iscrivetevi al canale. A 300 facciamo il quarto. Forza, ragazzi! Roby comunque non mi è arrivata. Chi non si iscrive al canale è un Federico Di Marco. Signori, chi non si iscrive al canale è un Federico Di Marco. Namo, namo, namo. E andiamo, ragazzi. Ruben Loftus-Cheek. Spingi, spingi, Alex, spingi. Petton J dice roba nostra, sempre. Allora, ragazzi, come l'avete visto questo primo tempo? Ah, aspetta, devo bloccare il cronometro, ragazzi. 3-1, mi date i vostri tre promossi e tre bocciati, ragazzi, del primo tempo. Buonasera ad Alessandro Contegno, buonasera ad Antonio Poto. Lasciate il vostro like qui sotto. Buonasera a Kevin Caforio. Ragazzi, 3-1 Milan, eh. 3-1 Milan. Giochiamo male, dice Marco. Sì, va bene, non ti preoccupare. Dai ragazzi, dice Maria Cimmino. Davide Perini dice dai, forza ragazzi, iscriviti Davide Perini. Buonasera Giuseppe Frascari. Questa che fine ha fatto? Buonasera Elena. Ragazzi, c'è qualcuno che sta provando a donare e non riesce, per cortesia me lo dica. Ragazzi, se c'è qualcuno che sta provando a donare, me lo dica. Buonasera Daniel Davicchi e Beppe. Beppe e Daniel, se non vi iscrivete al canale siete dei Federico Di Marco.
Buonasera Salvo Cascino, buonasera ad Alfonso, lasciate il vostro mi piace ragazzi. C'è qualcuno che sta provando a donare, ragazzi, e non riesce, per cortesia me lo dica. Buonasera Manuela Vogaro. Sette e mezzo. Roby, cos'è che ti dice il messaggio? Me lo dici per cortesia? Roby, riprova. Esce e rientra per cortesia. Esce e rientra per cortesia. Grazie mille ad Alex Docet. Buonasera. Grazie mille. Grazie mille, grazie Alex Docet che ha donato 20 euro e ci fa arrivare a quota 125. Grazie Alex Docet, grazie Alex, grazie mille. Voto 6 dice contro stile. Grazie Alex, dice rimedio settimana prossima. Non ti preoccupare, Alex. Grazie mille per questa sera, per la tua donazione. Grazie, grazie. Finalmente, ragazzi, ci siamo sbloccati, eh? Finalmente, grazie Alex, ci siamo sbloccati. Era ora. Mi date ragazzi i vostri tre promossi e tre bocciati? Carlos dice una passeggiata. Beh, non è propriamente una passeggiata. Intanto ho fatto un sondaggio su Instagram, ragazzi. I prossimi 5 che vengono a seguirmi li saluto in diretta. I prossimi 5 ragazzi che vengono a seguirmi su Instagram li saluto in diretta. Intanto è incredibile, il Benfica sta perdendo in casa con i Rangers. Il Marsiglia batte 3-0 il Villarreal, ragazzi. Clamorosi risultati, eh. La Fiorentina cosa sta facendo? Sta mica perdendo la Fiorentina, eh. Starà mica perdendo la Fiorentina, ragazzi. 2-1 sta perdendo. Ciao Alex. Grazie mille ad Alex Docet, non ti preoccupare, caro Alex. Ragazzi, arriviamo a 300 mi piace, facciamo il quarto, siamo a 276. Forza, signori! 300 mi piace vuol dire che faremo il quarto. Ragazzi, c'è un sondaggio su Instagram, venitemi a lasciare il segui. Se non fosse per il rosso avremmo fatto schifo tutto il primo tempo, dice Dario Lampa. Beh, non è stato un primo tempo bellissimo, devo dire. Grazie a Federico Torresan che mi ha seguito con il profilo vecchio. Vediamo, vediamo cosa mi scrivete. Sì, ovviamente Alessandro. Gol di Tijani Reinders, grazie a Fede Foppa che è venuto a seguirmi. Grazie Fede. Poi vediamo, promosse Olivier e Adli. Datemi i vostri tre promossi e tre bocciati, ragazzi, dai. Tre promossi e tre bocciati, ragazzi. Tre promossi e tre bocciati, li voglio leggere. Perde 2-1, incredibile. Intanto vedo che il sondaggio è molto equilibrato, eh. Mi è piaciuta la grinta che hanno messo i ragazzi dopo l'1-1. Bella reazione, assolutamente sì. Assolutamente sì, caro mio Federico. Poi voglio leggervi tutti, ragazzi. Dai, siamo 3-1. Dobbiamo assolutamente cercare di ampliare il vantaggio. Era rosso, secondo voi, dice Carlos. Ma secondo me sì, ragazzi. Secondo me c'era il rosso. Entrava proprio sulla caviglia. Tanto ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo al canale. Buonasera, Vincenzo, benvenuto in live anche a te. Due assist di Florenzi, promosso Olivier Adli, dice Marco. Mancano 10 mi piace ai 300, ragazzi, forza! 10 mi piace ai 300! Forza, ragazzi! Ringraziamo ancora una volta Alex Docet per la sua donazione di 20 euro, ragazzi, eh. Ci fa arrivare a quota 125. Non facciamo donare sempre i soliti. Ricordo che ci sono abbonamenti a partire da 0,99 centesimi. Ricordiamolo, mod. Buon Milan, dai, diciamo che è buono il risultato, ragazzi, eh. Non potremmo fare una partita del genere contro Liverpool o Bayer Leverkusen, ragazzi, però per stasera ci accontentiamo, dai.
Che gol ha fatto Reinders? Dice Luca. Ragazzi, bisogna aumentare il vantaggio, eh? Una castagna di Reinders, dice Giuseppe. Però bisogna aumentare, ragazzi, bisogna fare almeno altri due gol. Cosa ne dite? Allora, ragazzi, arriviamo a sti 300 mi piace, siamo a 285, forza signori, dai, iscrivetevi al canale, altrimenti siete interisti. Maignan è ora che si accomodi in panchina, no, vabbè, dai, non esageriamo Giancarlo, non esageriamo Giancarlo, dai. Diciamo che poteva fare di più, dai, sul gol. Ho messo un sondaggio su Instagram, ragazzi, potete venire a votarlo se volete. Promossi Florenzi, Giroud e Reinders, dice Controstile. Buonasera Stefano Nebuloni. Bisogna farne almeno un altro per stare al sicuro, dice Michele Asquino. Buonasera Leonard. Come da vendere, dai ragazzi. È già da un po' che fa errori. Stasera ragazzi, non lo so, sul gol mi è sembrato un po'... è andato giù un po' lento, sinceramente. Dobbiamo cercare di andare almeno ai quarti, ragazzi. Dimmi, Leonardo, dimmi. Secondo voi ha colpe Maignan, ragazzi, sul gol? Intanto vi ricordo che siamo a 125 euro di donazione. A 150, ragazzi, è il nostro obiettivo. Forza, signori! Forza, signori! 25 al sogno! Quanto ho fatto più? Gianluca, ho dato la notizia del rinnovo di Camarda. Tra 3 giorni farà 16 anni e firma... rinnovo. Diciamo che è il nuovo contratto che firmerà da professionista con il Milan. Ma mi sa che Ste siamo gli unici stasera in live. Mi fai sapere, Ste, mi dai un feedback a Stefano Nebuloni per cortesia? 10 like ai 300, ragazzi, forza, siamo in più di 2340. Giochiamo tra... sì, più o meno 2 giorni, Roby. Leao cammina, dice Carlos. Bocciati sono Leao, Maignan, Florenzi ed Hernandez. Stiamo giocando bene, dice Leonard, non benissimo. Poi, ragazzi, lasciate sti 10 mi piace così arriviamo a 300 e facciamo il quarto. Forza! Ok, siamo quelli con più spettatori, ste? Siamo molto pochi, non so perché, ragazzi. Ma prova a vedere se c'è Benedetto Dieghi in quella live lì, ste. Comunque dobbiamo cercare di fare un altro gol, ragazzi. Eh? Grazie, grazie Roby. Bocciati sono Leao, Maignan e Florenzi. Possiamo fare meglio, dice Fabrizio Lanzalonga. Infatti, Cosimo, diglielo. 290, 2400 spettatori, ci sono solo 294 like. Dai, ne mancano 6 ai 300, ragazzi, forza! Spingere, come dice la canzone. Dobbiamo farne un altro, ma non prenderne un altro. Mike, non si capisce cosa sta passando ultimamente. Contro il Liverpool, io metterei in campo Ivani. No, non fa sta battuta, mantra libre. Ci sta, però, dai. Mike sta pensando al rinnovo, dice diamo in... Beh, ci può stare, ci può stare. Ci può stare, eh? Poi, fatemi leggere, ragazzi, in chat, dai. Poi, beh, ci sta, Fede, ci sta benissimo, ci sta assolutamente. Siamo a 298 like, ragazzi! Siamo a 298 like, ragazzi!
Allora, come ho visto la Roma, mi chiede Luca Jersic. Non ho visto la partita. Ah, ok. La Roma l'ho vista benissimo, ma soprattutto ho visto malissimo De Zerbi e non lo voglio mai vedere al Milan, ma proprio mai nella vita. Spero di non vederlo mai nella vita al Milan. Roberto De Perdi. Roberto De Perdi. Comunque, ragazzi, sta per ricominciare il secondo tempo. Il Liverpool ci farà pezzi. Bene, Rosario, sono contento per questo tuo grande ottimismo. Guler viene in pre. Ragazzi, pensiamo alla partita, non a Guler. De Zerbi no, per favore. Mamma mia, per carità, che rimanga lontano dal Milan, De Zerbi. Si scalda qualcuno nello Slavia Praga. Magari Sergio, guarda, mi andrebbe bene chiunque. Vedo che stanno votando in tanti il sondaggio su Maignan. Se volete venire a seguirmi, ragazzi, fatelo pure. Non mi aspettavo invece il pareggio del Leverkusen, dice qualcuno. Squadra in campo, signori. Sì, ho visto. Ricomincia la ripresa, signori. Tutti dentro. Deve entrare Tomori, dice Maria. No, perché è diffidato, cara Maria. Intanto entra subito Calabria al posto di Florenzi. Giusto il cambio del mister. Giusto il cambio del mister. Esce Bello di Nonna ed entra Davidino Calabria. Ragazzi, mi sentite, mi vedete bene? Mi date un feedback per cortesia? Ricordiamo che lo Slavia è in 10 per l'espulsione di Diouf. Mi sentite, mi vedete bene? Attaccheremo da sinistra a destra del vostro teleschermo. Ragazzuoli, feedback per cortesia. De Perdi, dice Pettonjay. Dai. Si scalda anche Kalulu, dice Diamo i numeri. Ed entra Tom Tom. Entra subito Tom Tom Tomori ed esce. Credo Gabbia, sì, esce Matthew The Cage ed entra subito Tom Tom, ragazzi. Attaccheremo dalla sinistra alla destra del vostro teleschermo e incomincia in questo momento la ripresa di Milan Slavia Praga con Calabria che interviene. Chi è? È uscito dunque Gabbia ed è entrato Tomori. Sì, signori, sì, signori. È uscito Matthew The Cage. Giustamente, magari anche per farlo rifiatare, ha giocato tutte le partite. Bravo Calabria che riesce a chiudere. Poi Tomori cerca subito un lancio in avanti di testa, il colpo da parte di Giroud che si colpisce direttamente da solo con il pallone che lo ha incocciato. Ripartiamo da Pulisic, Chris, vediamo fascia di destra per Calabria, bisogna sfruttare la superiorità numerica di un uomo. Davide dentro per Loftus-Cheek. Chiude ancora una volta lo Slavia Praga, gran gol da parte di Ruben Loftus-Cheek che si esalta dopo la doppietta contro il Rennes, signori. Si è esaltato dopo la doppietta contro il Rennes, ragazzi. Come l'avete visto, ragazzi, Ruben Loftus-Cheek in questo primo tempo? Anche togliere Florenzi ammonito avrei fatto giocare Terracciano. No, per carità. Per carità, tanto Terracciano lasciamolo in panchina. Lasciamolo dov'è, caro Anto. Io sento bene, ragazzi, voi mi sentite bene? Tanto, a parte il gol, nulla di che, dice Riccardo. Sì, beh, direi Ricky che un po' tutti il primo tempo abbiamo fatto qualcosa.
qualcosa di sotto della sufficienza. Il risultato è assolutamente però da salvare. Adli. Sì, certo, assolutamente. Giochiamo in casa con lui poi comunque tanto, eh. Tu muori. Ripartiamo da Adli. Cerchio centrale del campo. Scarica a destra ancora per Davidino Calabria. Il nostro Bibip appena entrato. Scambia con Lady Oscar. Tocca per Walker Texas Rangers. Sempre Salvador Adli. Nel cerchio di centrocampo. Ancora Salvador. Minuto 2 nel corso della ripresa. Pulisic nell'1 contro 1. Cerca di puntare Zima. L'ex Torino. Scarica centrale. Ancora per Loftus-Cheek. Vediamo se riusciamo ad andare dentro. Ancora con Salvador Adli che scarica all'indietro. Sempre per Tom. Vediamo se fa partire un destro. No. Serve ancora Pulisic, buono tocco per Loftus, pallone dentro, Rangers in area, siamo in area di rigore, Walker Texas non riesce a calciare, peccato, chiude Stanek, altra occasione per noi, buono, buono, buon Milan però, subito ripartiti alla grande in questo corso della ripresa, scrivete roba nostra in chat ragazzi, forza, tocco ancora per Dudera, l'autore del gol del momentaneo 1-1. Ha scaricato a destra, attenzione che lo Slavia cerca di andare, buona la finta da parte della punta, parte un cross, esce Maignan, blocca. Bravo Mike, iscrivetevi al canale se siete nuovi e arriverà il quarto gol. Pulisic cerca di puntare nell'uno contro uno, ancora Zima, vediamo Chris, punta centralmente Chris, scarica ancora per Hernandez, vediamo Settan e Quinn, tocca per Rafa in area di rigore, Rafa il tiro! La palla fa la barba al palo e esce di pochissimo! Mamma mia! Occasione colossale per Rafa, palla fuori, non di molto. Gran palla da parte di Teo, il tiro da parte di Rafa, palla che ha fatto veramente la barba al palo con il destro, peccato. Mannaggia. Grande occasione noi con Raffaelino De Ring, Leao. Sono d'accordo, mantra libre. Riparte lo Slavia Praga con Stanek, colpo di testa da parte di Masopust, Tomori di testa, giusto per fargli prendere qualche minuto il nostro Tom che ci tornerà utile, Theo Hernandez, pallone per Leao, bello il tunnel ai danni del difensore dello Slavia Praga, ancora dentro per Rafa, vediamo se si scatena Rafa, punta centralmente De Ring, ci sarebbe libero Pulisic, fascia di destra, Chris, in area, la tocca indietro, no, non riesce a concludere ancora il Milan, copertura difensiva da parte dello Slavia Praga. Ancora con Probod, cerca di uscire con Masopust, la formazione di Praga. Ricordiamo che il ritorno si giocherà esattamente tra una settimana in quella di Praga, ma alle 18:45. Ricordiamo invece Mod l'appuntamento per domenica a partire dalle 14:15, con Milan-Empoli. Rimessa laterale, dove Holes ha scambiato, bravo Adli che subentra in azione, Pulisic, attenzione, dentro per Giroud. Sbaglia il tocco all'indietro ancora per Loftus-Cheek, subentra nell'azione, quindi il tocco per Dudera, prova ad avanzare l'autore del gol del momentaneo 1-1, Theo Hernandez, chiudo ancora per il tocco a destra. Ragazzi, vogliamo parlare della partita per cortesia in chat? Sergio, ti sbattiamo fuori la prossima volta che parli di un'altra cosa, eh? Tocco all'indietro, ancora per Masopust, ricordo ai mecenati, se ci state ascoltando, battete un colpo ragazzi, forza mecenati. Tocco ancora per il controllo da parte di Chitile a destra. Erika Monaco, iscriviti al canale se sei nuovo, cara Erika. Tocco all'indietro, ancora per il capitano Oles, quindi a destra, vediamo se fa partire il cross, il numero 27, Vlček. Non lo fa partire, ancora per Masopust, quindi Vlček, tocco d'esterno, sempre per Masopust, bravo Adli, che riesce a chiudere, ripartiamo velocemente, chiuso ancora Giroud, da Vlček, torna addirittura da Stanek. Forza, parliamo della partita, ragazzi, che non è finita, bisogna fare altri due gol almeno. Messa laterale, per lo Slavia Praga con Masopust, ricordo che loro in casa sono tutta un'altra cosa, eh. Quindi bisogna cercare di aumentare il vantaggio. Tiziano da Mario, anche sta gente, ragazzi, ma che fine ha fatto sta gente? Anche Alessandro Germinario, che fine ha fatto? Se ci state seguendo, mecenati, meno 25 al sogno. Ancora il lancio completamente sbagliato da parte dello Slavia Praga, esce Maignan e blocca questo pallone. Sempre per Mike.
Raga, andiamo nella live di Brogna a cercare gli spettatori, per cortesia, grazie. Tipo questo Lorenzo Rossetto, dobbiamo portarlo di qua, ragazzi, portiamolo di qua. Calabria, ancora Pulisic, nell'uno contro lo. Stefano Nebuloni, se mi stai ascoltando, te ci sei in chat, eh? Messa tra l'altro lo Slavia, minuto 8. Ciao Angela, ecco, hai visto quello lì? Quello bisogna portare. Capito, Ste? Messa tra l'altro lo Slavia Praga. Con le mani. Colpo di testa da parte di Masopust, bravo Kier che riesce a chiudere, quindi ancora la verticalizzazione, fallo laterale. Caro mio, io guarda, sono un finto giovane, caro Mantra. Sono un finto giovane. Dai, vediamo se indovini la meta. Sì. Portalo, portalo, dai, fai sto miracolo. Se scorri la chat all'indietro. Facciamo altri due gol così lo chiudiamo stasera, dice Antonio Roberti, sarebbe ottimo. Lasciate like e iscrivetevi, signori. Ancora Kier. Scarica per Teo Hernandez, rischia di perdere il pallone sull'attacco di Duder. Ancora Adli, bello il tocco dentro per Giroud, Gulliver cerca una sponda, poi Adli subentra in azione, pallone per Loftus-Cheek. Anticipato ancora di testa per Kier, di piede Reinders. Grazie. No, dai, stai calmo, Saturni, iscriviti al canale. Tanto copertura difensiva da parte di Vlček, che spazza via, ci regala una rimessa in gioco con le mani dal settore di sinistra. Chi non si iscrive al canale si trasformerà in un Federico Di Marco. Battuta velocemente Adli, poi Theo Hernandez, sempre Leao. Angela, ti saluto se ti iscrivi al canale. Poi Reinders. Rischia di perdere palla, la riconquista Zima. Approfittiamone che non lo sono in 10, dice Denis, giustamente. Poi ancora Zima. Cade da solo sul pallone, la riconquista Pulisic, bella la sombrerito ai danni del difensore dello Slavia Praga, Loftus-Cheek mette in mezzo, calcio d'angolo, andiamo dentro a saltare signori, calcio d'angolo, tutti dentro a saltare, forza, 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 corner, bandierina alla sinistra di Stanek, vediamo Teo Hernandez. Chiama lo schema con la mano destra alzata, Saitama e Quinn, batte stretto dentro di testa Tomori. Forse guadagniamo un altro corner, non è così per il direttore di gara. No, Sergio, stai tranquillo. Però parliamo della partita, Sergione. Tanto Pioli dà indicazioni ai nostri. Stanek andrà a rinviare. Slavia Praga che ovviamente si accontenterebbe anche di questo risultato in vista del ritorno. Ricordiamo che non ci sono più gol in trasferta, quindi il 3-1 vale come un 2-0. Vediamo Stanek, rinvia profondissimo dalle parti di Masopust che di testa cerca di fare il miracolo. Kier la tiene in campo, ancora di. Tocco ancora dalle parti di Loftus-Cheek, vediamo Ruben, fascia di destra dove avanza Ruben, spintonato a terra, giusto il fallo. Calcio di punizione in favore nostro, signori. Calcio di punizione all'undicesimo della ripresa. Ricordo che siamo a 125 € di donazione, ragazzi, a 150 per vincere con lo Slavia Praga. Punizione, ci sono Adli e Calabria sul punto di battuta. Vediamo Davide che cosa fa. Tocco per Pulisic, guarda che Simone, io offro un servizio, eh. Adli. Simone Zaghi, io offro un servizio, vorrei ricordartelo. Tomori, avanziamo con il pallone tra i piedi, buonasera Stefano Grilli. Quindi Calabria, siamo nel cerchio di centrocampo. Tocco per Simon, le Bjorkar Kia, quindi Adli, sempre Salvador. Gioca per Tomori, ovviamente adesso si va a passo breve. Ancora il tocco per Salvador. Se volete, ragazzi, che leggo la vostra domanda, usate la super chat. Lancio troppo lungo la parte di Tom Tom, palla direttamente in fallo di fondo. Ah, ok, Alex.
non avevo capito, grazie per l'informazione. Milione al fondo, si scaldano diversi componenti della panchina dello Slavia Praga. Certo, assolutamente. Ma che smette, ma non rompere, Simone. Cosa fa la Fiorentina? Ce lo chiede Stefano Grilli in chat. Minuto 12:50, ma soprattutto gli altri mecenati, ragazzi, Tiziano Da Mario, Stefano Francesco Piol, Massimo Losio, se ci siete, ragazzi, battete un colpo. Me lo sbatti fuori questo qua, Alex, per cortesia? Dai, che ha rotto le palle dopo un po', eh. Kier in orizzontale per Tomori, sempre 2-1 per invece il Maccabi nell'altra partita di Conference contro la Fiorentina, Calabria, dentro per Pulisic. Me lo sbatti fuori, Alex, questo qui, grazie. Adli, a sinistra per Tomori. È una cronaca tifosa, forse, no? Sbaglia la verticalizzazione, ci siamo un po' seduti nella ripresa. Buona copertura difensiva da parte di Tomori, quindi Calabria riconquista un buon pallone da Vidino. Il tocco per Walker Texas Rangers. Pallone a destra ancora per Pulisic, Capitan America, riparte da BB Calabria. Quindi centrale per Salvador Adli, il nostro Salvador, prova ad avanzare palla al piede. A sinistra ancora per Tomori. Quindi il tocco è per Leao, De Ring, Kier, tutti nella nostra tre quarti di campo, vediamo. E no, troppi mantra libera. Buona la copertura difensiva ancora da parte di Loftus-Cheek, che conquista un ottimo pallone ancora. Tomori, quindi Reinders, cerca un tocco per Salvador Adli. Dietro ancora per Calabria. Adesso stiamo facendo un giro palla abbastanza lento. Cerchiamo di avanzare. Sempre con Simon, Lady Oscar. Scaricato per Reinders. Quindi Tomori. Sempre corto per Kier. Voi mi sentite, ragazzi? Chat, mi sentite? Adli. Bello il tocco a sinistra ancora per Theo Hernandez. Vediamo se Ethan McQueen metti sta palla. Palla dentro! Le Reinders gli toglie il pallone Leao. Grazie mille Emanuele Giacchi, che ha donato 4 euro. Grazie Emanuele Giacchi, ci fa arrivare a quota 129. Grazie Ema. Grazie mille. Emanuele Giacchi, ottimo salvo. Grazie Emanuele Giacchi. Grazie Ema, ci fa arrivare a quota 129-10. Intanto esce Kitil, che non si è mai visto, ed entra Schranz nello Slavia Praga. Iscrivetevi se siete nuovi. Grazie Ema, grazie mille per il tuo contributo. Si ripartirà con un semplice calcio di punizione. Dobbiamo fare il quarto, ragazzi. Cosa ne dite? Non sarebbe ora di fare il quarto, ragazzi? Questo è il mio 500° video su YouTube, ragazzi. Ve lo volevo dire. Questo qua è il mio 500° video su YouTube. Video, diciamo che faccio solo live. Quindi, tanto riparte ancora lo Slavia Praga da Stanek. Lancio lungo dalle parti di Kitil, che viene anticipato da Tomori. Dice che l'ha trattenuto. Calcio di punizione per lo Slavia Praga. Punizione per la formazione di Praga, giusto, il calcio di punizione. Grazie per complimenti, ragazzi. Dobbiamo approfittare. Sì. Grazie Denis, grazie Salvo, calcio di punizione, ricordo che siamo a 129 euro di donazione, l'obiettivo è 150, signori, ringraziamo tutti i mecenati del canale. Punizione che verrà battuta dalla Oslavia Praga con Provod. Palla dentro Tomori, molto bravo, calcio d'angolo, ci siamo addormentati ragazzi, sveglia forza ragazzi, sveglia, sveglia, calcio d'angolo per l'Oslavia, forza, sveglia. Calcio d'angolo per lo Slavia. Sergio, non ci pensare, dai. Magari faremo qualche amichevole. Corner Slavia Praga. Chiama con la mano destra alzata. Batte stretto di testa, mette fuori Leao, poi Pulisic. Adesso soffriamo un pochettino.
Bisognerebbe fare un altro gol, dice qualcuno. Ancora sbaglia il tocco Provod per il capitano Oles, che quasi se la trascina sul fondo. Bisognerebbe fare un altro gol, dice qualcuno. A sinistra ancora per Velček, tocco centrale sempre per Provod, quindi Masopust viene incontro, sempre Provod. A destra per Masopust, tocco laterale, riparte centralmente sempre lo Slavia Praga. Ci siamo un po', cosa ne dite ragazzi? Ci siamo un po' affievoliti nella ripresa? Ragazzi, ci siamo un po' affievoliti. Giuseppe Gigli, resto e noia, dice solo tre tiri in porta. Va bene, dai, direi che però non è male il 3-1. Cosa ne dici, Giuse? Dai ragazzi, forza, dice Salvo Cascino. Rimessa laterale per lo Slavia Praga dal settore di sinistra con Völcek. Zima scarica centralmente, ancora per Provod. Bravo Simon che riesce a chiudere. Ancora un ottimo Simon Kier. Pallone deviato, forse c'era anche fallo sul numero 33 dello Slavia Praga. Protestano i giocatori di Praga. Vediamo sulla verticalizzazione col tacco. Bella la giocata da parte di Provod dentro per il numero 33 che è Durbel. Si è visto pochissimo. Durley. Entra Scippo Scippo! Signori, entra Scippo Scippo! Entra Scippo Scippo ragazzi, al 64esimo, 3-1 che è un po' peggio come risultato rispetto al 3-0 contro il Ren. Entra subito Jovic. Mecenati del canale, se ci siete dateci una mano, battete un colpo. Entra Scippo Scippo, vediamo Provod intanto. Marco Mannara dice ci vuole il quarto gol. Dai Jovic, dice Salva, attenzione, Masopust batte stretto dentro. Aiuto, pericolo! No, gol dello Slavia Praga, incredibile. Riusciamo a prendere gol in 10 contro 11, io non ci credo. Gol di Schranz, incredibile. Riusciamo a prendere gol in 10 contro 11, pazzesco. Incredibile, riusciamo a prendere gol in 10 contro 11. Pazzesco, sul cross in mezzo. Colpo di testa, Teo se lo dimentica, gol di Schranz. Ma dai, è incredibile. Gol di Schranz. Gol di Schranz, gol dello Slavia Praga, pazzesco. 3-2. Non va bene. Non va bene per il ritorno. C'è un check in corso, vediamo. Gol buono. Gol buono. Ma dai, incredibile. Come si fa a prendere un gol così? Non andiamo da nessuna parte, ragazzi, così, eh. Non andiamo da nessuna parte, ragazzi, così. Pulisic ancora per Calabria. Prendiamo troppi gol, raga. Tomori. Centrale per Kier. Sventaglia a destra per Pulisic. Grazie Pulisic. Bella la finta. Dentro ancora per Calabria. Davide la mette. Guadagna calcio d'angolo. Dai! Sveglia però, eh! Dai! Intanto è uscito Loftus-Cheek nel frattempo. Perché è uscito Loftus-Cheek? È entrato Jovic. Butta dentro punte su punte. Dai, faccio la combo. Sheva e Paolino. Vediamo. Calcio d'angolo. Vediamo, batte Teo. Bisogna fare assolutamente un altro gol. Batte stretto Saitama e quindi testa! Anticipato Jovic da Masopust. Ancora Leao. Troppi gol subiamo. Reinders ancora per Calabria. Davide, bip bip. Vediamo cosa fa.
Gira tutto a destra per Pulisic, ancora Capitano America. Centralmente ancora per Kier. Troppi gol subiamo. Riparte ancora da Mignan, 3-2. Bisogna fare il quarto per andare un po' più tranquilli a Praga. Ancora Tomori, quindi Adli, Salvador. Abbiamo preso un gol incredibile. A destra per Calabria, bip bip. Riparte centralmente da Tomori, ricordo di iscriversi con la campanellina attiva su tutte, ragazzi. Sempre Kier. Palla per Jovic. Adesso giochiamo con due punte addirittura. Teo Hernandez, sempre per Kier. Ancora Loftus Cheek, che ricordiamo è uscito. Ma perché è uscito Loftus Cheek? Maglie, Stemma e Paolino, vediamo. Eccolo qua. Fallo, punizione. Comunque così non andiamo da nessuna parte, ragazzi. Punizione per noi, cioè Adli sul punto di battuta. Ricordo, ragazzi, che se volete vi potete abbonare a partire da 0,99 centesimi. Adli, tutte e tre le mani, mi chiedo, vai. Tutte e tre. Le tocco tutte e tre due volte. Vediamo, Adli batte. Stretto di testa Giroud, palla fuori, rinvio dal fondo. È una vittoria un po' dolce amara fino a questo momento, ragazzi. Non possiamo andare a Praga con il 3-2, bisogna farne almeno un altro. Sofferenze incredibili. Sì, Lore, dietro facciamo pena, facciamo. Messa laterale nostra, Calabria al 70esimo. Abbiamo 20 minuti per fare un altro gol. Ancora Tomori in orizzontale per Teo Hernandez, servito adesso in questo momento il nostro Setta McQueen. Quindi la verticalizzazione non riesce a Leao. Rimessa per lo Slavia. Non possiamo soffrire così in 10 contro 11, ragazzi. E le ho toccate, Salvo. Le ho toccate le mani. Cosa devo fare qui così? Attenzione allo Slavia Praga che avanza ancora, va pericolosamente in area, chiude Maignan, mamma mia. Sono un po' preoccupato per il ritorno, ragazzi. Tanto siamo a 330 like, grazie mille. 25.533 iscritti, arriviamo a 25.600, ragazzi. Vedo anche la squadra un pochino stanca. A destra ancora Pulisic. Centrale per Simon Kjaer, quindi Tomori. Eh no, non ce l'abbiamo stasera. Sempre Tom Tom. Mamma mia, come siamo lenti, ragazzi. Kjaer, dai, sta palla veloce. Sbaglia ancora Simone. Calabria si fa ammonire. Faccio il giro. Sceva, Guea, Kakà, Simbolino e Paolo. Viene ammonito Calabria. Vero Marco, ma sono un po' abbattuto vedendo la squadra. Calcio di punizione per lo Slavia, fallo di Provod. Bravo Kier a chiudere in fallo laterale. Buonasera Vasile Giannini. Messa laterale per loro. Sempre con Provod. Ragazzi, lo Slavia Praga. E lo Slavia Praga, regà. Zmrili. Rimessa laterale ancora per loro. Parte un cross, c'è una deviazione, calcio d'angolo per lo Slavia Praga. Calcio d'angolo, bandierina alla destra di Maignan. Mamma mia, raga. Secondo tempo non siamo scesi in campo, eh. Secondo tempo non siamo scesi in campo, raga. Calcio d'angolo,
C'è Masopust sul punto di battuta. Anche a me. Batte stretto Masopust, Kier. Mi mette in fallo laterale. Mi messo ancora per loro. Sì, facciamo una fatica incredibile, Bubu. Ancora il pallone per l'ottima copertura difensiva da parte di Davide. Forse guadagniamo una rimessa. Buonasera Domenico Gargiulo. Lascia like e iscriviti al canale, forza. Come si fa in 10 contro 11, raga? Kier. Reinders per Adli. Non abbiamo fatto un tiro in porta secondo tempo in 10 contro 11. Questo mi preoccupa molto, ragazzi. Calabria. Bisogna assolutamente fare un altro gol. Bisogna fare assolutamente un altro gol. Reinders. Palla per Kier. Siamo lenti come la fame, ragazzi. Siamo lenti come la fame. Tomori. Ancora per Adli. Mamma mia. Dentro per Giroud. Ma dov'è Leao? Sbaglia ancora Giroud. Un altro errore incredibile. Rimessa laterale guadagnata dallo Slavia Praga. Mamma mia. Che disastro, ragazzi. Secondo tempo disastroso. Secondo tempo da mani nei capelli, ragazzi. Ancora Dudera. Attacca centralmente. Cerca una verticalizzazione. Bravo Tomori a chiudere. Ripartiamo direttamente da Maignan. Tocco di Mike per Tomori. Cerchiamo di portare su. Sì, troppo superficiali. Quindi a destra per Simon Kjaer. Ripartiamo da Bip Bip Calabria. Non cerca la verticalizzazione. Tocca centrale ancora per Simon. Ancora in orizzontale. Mamma mia, continuiamo a fare questi passaggi in orizzontale. Io impazzisco, ve lo giuro. Continuare a vedere sti passaggi in orizzontale. Mamma mia! Pulisic. Loro si chiudono, ma sono un uomo in meno. Dentro ancora lì. Sempre in orizzontale per Tomori. Siamo tutti nella tre quarti campo dello Slavia. Pallone giocato centralmente. Palla per Reinders, vediamo Walker Texas, gira la destra, Pulisic in area di rigore, Chris, vediamo chiuso da Masopust, Chris, tocca per Calabria che effettua il cross, Leao anticipato, poi Teo la raccoglie, abbiamo una condizione atletica imbarazzante, scarica ancora per Tomori, Kier per Calabria, ancora in orizzontale, mamma mia, quanto giochiamo in orizzontale ragazzi. Pulisic cerca di puntare, saltare secco il suo avversario. Parte un cross, Ivković anticipato. Loro sono tutti chiusi dietro. La raccoglie Tomori in verticale finalmente per Adli. La gira per Teo Hernandez. Mamma mia, manovra lenta. Leao, sempre per Teo. Tocco per Kier. Dagli là a destra ancora per Pulisic. Vediamo Capitan America nell'uno contro uno, li punta tutti. Scarica centralmente ancora per Kier, Lady Oscar, ancora in orizzontale per Adli, Reinders, mamma mia, sempre in orizzontale! È una roba bestiale! Che secondo tempo schifoso che abbiamo fatto! Ma come cazzo si fa? Ma come si fa? Zima, ripartono loro. All'indietro addirittura per Stanek. Centrale ancora. Mamma mia. Ma Staneca a sinistra. Lancio in avanti, mamma mia. Di testa Tomori per Kier. Ma riusciamo ad andare in avanti? Ma sempre in orizzontale sti palloni, Elio. Ma è una roba incredibile. Ma è una roba bestiale. Andiamo sempre in orizzontale. Ancora Kier in orizzontale per Tomori. Non verticalizziamo mai. Non verticalizziamo mai. Reinders ancora in orizzontale per Adli. Mamma mia, non ci dormo stanotte per questi passaggi. Kier in avanti, una lentezza snervante. Pulisic, vediamo, non riusciamo ad andare dentro. È una roba incredibile. Nessuno si muove. Tomori dentro, cerca una verticalizzazione per Leao. Quell'altro dorme. Quell'altro dorme. Mamma mia, che roba, ragazzi.
Che roba brutta, ragazzi, secondo tempo. Che roba brutta, ragazzi, secondo tempo del Milan. Attacca ancora loro, mamma mia. Attenzione a Dudera. Mamma mia, Masopust vicino al gol del 3-3. Attaccano solo loro, incredibile, oh. Conclusione deviata, calcio d'angolo. Incredibile, ragazzi. Tiro alto. Monta dice 11 contro 10 imbarazzanti. Iscriviti al canale, caro Monta. Per il momento sì. Mi date un titolo, ragazzi. Entra Okafor. Mi date un titolo, ragazzi, se dovessimo vincere 3-2. Esce Pulisic. Mi date un titolo, ragazzi? Mi Alex Mick dice facciamo schifo. Ottantesimo e siamo 3-2. Pazzesco. I nuovi ragazzi si iscrivono al canale per cortesia con la campanellina, grazie. Ancora Kier. Ricorda ai mecenati del canale che se vogliono dare il loro contributo lo possono fare. No, non si può giocare così. Al ritorno rischiamo così, ragazzi. Tomori. Palla per Kier. Benasser, ancora in orizzontale. Mamma mia, me li sogno stanotte questi passaggi. Tomori, ancora. All'indietro per Kier, andiamo indietro invece che andare avanti, è una roba bestiale, oh. È una roba bestiale, Leao dentro. Mamma mia, la spazza via Zima. Vediamo se ci sono fischi a San Siro. Benasser, Calabria, ancora Isma. Fra dice siamo imbarazzanti. Fra, iscriviti al canale. Fernando Sapia, anche tu se sei nuovo, iscriviti, grazie. Con la campanellina, lasciate like se volete il quarto gol. Calabria, mamma. Siamo di una lentezza snervante il secondo tempo, ve lo giuro, ragazzi. Pulisic cerca di andare dentro l'area di rigore, chiuso da Masopust. Loro raddoppiano in 10. Ancora Pulisic, rimane a terra Masopust. Si butta il pallone fuori. Pazzesco. Caduto anche il gessetto.
L'IR dice si fanno certe dormite, ragazzi, i nuovi si... Buonasera da Amedeo Bettinelli. No, no, è inconcepibile a me. No, no, stiamo giocando malissimo. Ragazzi, il secondo tempo è snervante, ve lo giuro, snervante. Ancora Kier, vediamo se riusciamo. Intanto Borille, nello Slavia Praga, di testa, mettono fuori loro. Dove cacchio vogliamo andare così? Porca miseria, dove cacchio vogliamo andare così? Tomori a sinistra per Adli, anche lui si è visto pochissimo. Leao, un fantasma nella ripresa. Tomori a destra ancora per... Mamma mia, ancora in orizzontale, non ne posso più! Mamma mia! Sempre questi passaggi in orizzontale, basta! Benasser finalmente verticalizza per Leao, Rafa in area, vediamo De Ring. Attenzione, Rafa la mette indietro. Jovic! Palla fuori! Di pochissimo! Ma porca miseria! Palla fuori di poco! Cosa fa la Fiorentina, ragazzi? 3 a 3? Veramente? C'è da piangere, dice Gio 84, altro che 200, ma veramente Corrado, una roba incredibile, oh. Lancio lungo di testa Kier, di testa Borilla, appena entrato, poi Adli, Pulisic, dentro per Jovic, c'è libero Rafa, dai Rafa, vai, vai De Ling, entra in area, finta, se la porta sul sinistro, gol, andiamo, andiamo, 4 a 2. Dai cazzo! Dai cazzo! Dai cazzo! Dai! Il gol! Dai! Rafa! E andiamo! Gran giocata da parte di De Ligt che entra in area! Scavetto sotto! Forse autogol, chi se ne frega, l'importante è che è entrata! Dai, io metto Leao, me ne frega nulla. Dai, De Ring! Meno male. Tocco sotto, forse gol di Pulisic. Il gol è di Pulisic forse, probabilmente. Chi se ne frega, guardate che l'ha segnato qualcuno. Mamma mia, che fatica! Teniamoci sto gol! Mamma mia, che fatica! Che fatica, ragazzi! Che mamma mia, che fatica! Una fatica del diavolo, ragazzi. Ma male. Ha segnato Pulisic, infatti ho messo Pulisic sulla lavagnetta. Mamma mia, che fatica, ragazzi. Sì, ho segnato Pulisic, ragazzi, sulla lavagnetta, dai. Ci vuole il quinto gol. Mamma mia. Dai, dobbiamo fare il quinto, ragazzi. Adesso rifaccio il giro, Marco. Ecco qua. Poi Stermino e Paolo. Eccoci qua. Dai, Leao dentro per Okaforra.
Come giudicate, ragazzi, questa partita? Mamma mia. Mamma mia, che fatica incredibile, ragazzi. Mamma mia, una fatica incredibile, ragazzi. Intanto sta per entrare Chukwueze anche, se non sbaglio. Alberto Cavalleri, buonasera. Iscriviti al canale se sei nuovo. Ma un pochino, Lore. Teniamoci solo la vittoria, eh. Mirko Brattoli, ciao Mirko. Prendiamo troppi gol, sì. Però dai, teniamoci per adesso la vittoria, ragazzi, eh. Sarà dura là comunque, eh. Ragazzi, sarà molto dura. Attenzione a Calabria. Kier. Fiorentina cosa fa, ragazzi? Ancora lì. Sarà tosta, ragazzi, settimana prossima. Ricordo, ore 18:45. Lasciate like, forse, se siete nuovi iscrivetevi al canale. Tomori cerca un lancio, colpo di testa da parte di Zima. Poi bravo Adli che riesce a subentrare nell'azione. Teo Hernandez cerca di andare a saletta McQueen. Messo a terra, probabilmente. Sì, calcio di punizione. Dai, 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 andiamo dentro a saltare. Ciao Roberto Cremonesi, calcio di punizione. Ricorda ai mecenati del canale che se vogliono hanno ancora possibilità di fare la loro donazione. Calcio di punizione, dai. Non sono esattamente il ritratto della felicità, ragazzi, però dobbiamo ottenere di buono solo il risultato stasera. Se continua così, gente come Rafa se ne va, dice Mantra Libre. Calcio di punizione, vediamo. Tutti dentro a saltare. Vediamo. Adli finta, 3 di recupero, batte stretto Teo Hernandez, troppo lungo per Jovic. Buonasera Mattia, il pro. Ricordo che siamo 4 a 2. Facciamo tanti gol, ma purtroppo ne subiamo tanti, dice. Sì, è vero, Alex. Dobbiamo necessariamente subirne di meno. Comunque, se non avesse fatto quella giocata Leao, staremmo parlando di un'altra partita, ragazzi. 4 a 2 è diverso da 3 a 2 sicuramente. Tomori per Adli, ancora Salvadora. Ricordiamo domenica, ragazzi, l'appuntamento alle 14:15. E buonasera, adesso entrano, 2 minuti alla fine. Se dovessimo beccare il Liverpool ai quarti dovremmo giocare molto diversamente. Lancio di Tomori in avanti per Pulisic. Troppo lunga, esce Stanek. Sono un po' così, ragazzi. Grazie mille a Marco Grazzi che ha donato 2 ore e 50. Grazie Marcolino. Ci fa arrivare a quota 132. Grazie Marco. Grazie mille. Grazie mille Marco Grazzi. Sbandierata per te. Tanto si tocca la coscia a Borilla appena entrato. Mamma mia che sofferenza, ragazzi. Meno male che Rafa ha fatto quella giocata perché sennò avremmo. Bravo Pulisic che comunque mette la zampina per il gol del 4-2. Subiamo troppo dietro, ragazzi. Ringraziamo Marco. Bravo Benasser nel cerchio di centrocampo che non riesce però a riconquistare questo pallone. Il lancio in avanti è ancora dalle parti di Stanek. Ricordiamo che Donnarumma è straordinario. Bravo Alex, ricordalo sempre. Ancora il cerchio di centrocampo, quindi Borilla tocca per l'ottima copertura difensiva da parte di Davide. Vediamo Benasser.
No, 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 saremo concentrati domenico. Bisogna essere concentrati. 3 di recupero, siamo a 2,40. Non è ancora finita, vediamo se riusciamo. Burina ancora a terra, Adli. Deve buttare fuori il pallone. Abbiamo fatto fatica, ragazzi, stasera. Nora Alex dice facciamo ridere. E Alex, non so cosa dire, cioè nel senso... No, no, Jacopo, siamo 4-2. Jacopo, se riesci a dare il tuo contributo, fallo, che è molto molto importante. Qualche patema. E 30, non è ancora finita. Adli, vediamo se abbiamo l'ultima occasione. Benasserra viene contrastato efficacemente. Fallo da parte di Boril, punizione in favore nostra. Arriviamo a 350 mi piace, ragazzi. Forza, siamo a 347. Adli, Salvador vuole l'ultima sciabolata dentro. Vediamo. Finita ragazzi. È finita ragazzi. Qualche patema, ma prendiamoci sta vittoria, dai. Mamma mia che fatica ragazzi, è finita 4-2. Che fatica ragazzi. Comunque sono molto preoccupato per la fase difensiva ragazzi, non so voi. Cosa ne pensate ragazzi? Prendiamoci questa vittoria, dice Alex. Sì, però senza il gol di Pulisic, ragazzi, avremmo detto qualsiasi altra cosa. Cosa ne pensate? Ci aspetta un finale di stagione da incubo, dice Marco. Vabbè, adesso non esageriamo. Il gol è di Lea. No, no, il gol è di Pulisic, ragazzi. Allora, bisognerà difenderlo bene per questo risultato. Intanto ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo al canale. Due gol a partita prendiamo, dice Giulio. Sicuramente avremmo detto altre cose se fosse finita 3-2, ragazzi. Dobbiamo necessariamente mettere a posto sta fase difensiva, ragazzi. Buonasera, Luke. Si stava per buttare via una qualificazione. Comunque il lavoro non è finito, ragazzi. Sono molto preoccupato per il ritorno io. Infatti, tra poco dirò qualcosa su Instagram. Eh? 4-2 che migliora un po' il nostro ranking. Tanto Fiorentina che ha fatto 3-3. Buonasera, Business Creator. Iscriviti al canale, caro Business, se sei nuovo. Allora, signori, io voglio ringraziare, come sempre, tutti quelli che hanno donato, tutti quelli che si sono iscritti al canale, tutti quelli che hanno lasciato like, tutti quelli che sono passati di qui anche per un semplice saluto. Io vi ricordo che l'appuntamento è a partire da domenica alle ore 14:15, perché giochiamo domenica pomeriggio contro l'Empoli, quindi mi raccomando, non mancate. Io vado a fare il post partita su Instagram. Vi invito, ragazzi, a venire a lasciarmi il follow qui sotto, quindi vi ringrazierò davvero di cuore. Domenica ore 14:15. Grazie mille a tutti ragazzi per averci seguito. Ricordiamo che il ritorno si giocherà alle 18:45. Grazie a tutti ragazzi per aver partecipato. Un grande abbraccio da parte mia per questo 500° video ragazzi sul canale. Grazie mille a tutti. Buona serata a tutti voi. Forza Milan sempre ragazzi.